Buonasera, buonasera, benvenuti anche questa sera a Linea d'Ombra. Da oggi è possibile iscriversi per ricevere la vaccinazione per tutte le persone che hanno più di 50 anni. Questa è la notizia di oggi, ma l'altra notizia è quella del Green Pass, che è sempre più vicino, che sarà un modo per poter espatriare, per poter andare negli altri paesi dell'Unione Europea e anche per poter partecipare ad alcuni eventi e per passare nelle regioni che non saranno gialle o, speriamo, bianche. Parliamo di questo, ma parliamo anche dei centri commerciali che si sono anche un po' stancati di rimanere chiusi nei fine settimana e per questo domani hanno organizzato una sorta di serrata anche un po' dimostrativa. E poi parliamo di Milano, del candidato sindaco. Sembrava, dopo il gran rifiuto di Albertini, che si ricominciasse da capo per il centrodestra, ma oggi Salvini ha rilanciato: perché non tentare, non insistere con Albertini? E vediamo anche le manovre nel centro-sinistra del Movimento 5 Stelle. Tanti argomenti come al solito potete scriverci, i numeri che vedete sotto di me, gli ospiti stanno per arrivare, ma nel frattempo il primo è collegato via Skype ed è il professor Mario Clerici, immunologo dell'Università Statale di Milano e della Fondazione Dognocchi. Buonasera professore. Buonasera, come sta? Bene, bene, grazie. Molto bene, oggi mi sono iscritta anch'io per il vaccino, facendo parte di questa categoria degli over 50. Siamo tutti emozionati, qui oggi in televisione tra colleghi noi ci facevamo vedere il foglio con... Devo dire che è un, come posso dire, un evento importante, no? Prima della sigla mi ha detto una cosa che secondo me è molto interessante. Lei diceva: si comincia a vedere la fine di un periodo veramente devastante della nostra vita, anche se però quelli che si ammalano ci sono lo stesso, cioè non è che fare il vaccino vuol dire essere sicuri di non ammalarsi. Questo è un messaggio che va dato, no? La malattia può esserci ancora, ma molto più lieve, giusto? È corretto? Ma dunque, le persone vaccinate che si infettano sono poche, voglio dire, sono veramente dei casi rari, perché essenzialmente il vaccino protegge quasi al 95-96%. Ci sono dei dati che sono in via di pubblicazione e dimostrano che effettivamente la percentuale di vaccinati che poi si infetta è inferiore al 3-4%, proprio perché la percentuale di protezione dopo il vaccino è il 95-96, cioè una minima fetta di persone che ancora restano potenzialmente suscettibili. Saranno coperti anche loro quando raggiungeremo la mitica immunità di gregge. Però, cioè, voglio dire, mi sembra che il passo adesso sia buono. Io ero pessimista, adesso mi sembra che l'organizzazione sia ottimale e la quantità di vaccini che ci arrivano in questi ultimi tempi è buona, quindi io comincio a vedere, insomma, come suol dirsi, la luce alla fine del tunnel, comincio a essere ottimista. Senta professore, ma lei ha parlato di numeri molto alti, no? 95% di copertura. Lei parla ovviamente dopo la seconda dose. Dunque, già dopo la prima dose la possibilità di infettarsi crolla, è bassissima. Ovviamente la seconda dose è quella che ottimizza poi la risposta, quindi dopo la seconda dose siamo protetti quasi al 100%. Sì, certo, è la seconda dose quella che fa la differenza, che ottimizza la protezione. Ma ecco, e invece per quanto riguarda le differenze tipologie di vaccini, la copertura è uguale? Perché anche su questo è stato detto, allora la voce che gira è che Pfizer e Moderna coprono di più, mentre AstraZeneca copre più a lungo, quindi per un periodo più lungo. Ci aiuti a far chiarezza? Dunque, allora, quello che sappiamo è che AstraZeneca, cioè Pfizer e Moderna, hanno una percentuale di successo un poco più alta rispetto ad AstraZeneca e Johnson & Johnson. Pfizer e Moderna sono intorno al 95%, AstraZeneca e Johnson & Johnson sono 86-87. Quelli che funziona male sono il Sinovac, è il vaccino cinese, che protegge al 50%, e infatti ha visto proprio oggi, c'era sulle news, che nelle Seychelles, dove hanno vaccinato quasi tutti con il Sinovac, però adesso hanno un'altra ondata di Covid, perché ovviamente se vaccini ma l'efficacia è
del 50%, cioè insomma le cose non è che siano ottimali, anzi. Secondo lei, quanti milioni di italiani dovranno essere vaccinati? Perché possiamo pensare, come succederà in Gran Bretagna tra poco, di girare senza mascherina, di abbracciarci, di andare nei locali al coperto. Cioè, quanti milioni di italiani dovranno essere vaccinati? Sì, incrociando le dita, E ovviamente. dunque, allora, ha visto che già comunque vaccinando adesso con la percentuale che abbiamo oggi già sono crollati i numeri. È un concorso di due ordini di fattori. Il primo è che comunque quando cominci a superare il 10-15% di vaccinati e da prima vaccini le persone più fragili, ovviamente diminuisce il numero di morti. La seconda cosa è, adesso non so se voglio, la introduco poi se vuole, ne parleremo più Sì. in dettaglio. Il virus, il SARS-CoV-2, il virus del Covid è sensibilissimo all'azione dei raggi solari, UVA Sì. e UVB. Ovviamente in estate la quantità di raggi solari che arriva sulla superficie della Terra è molto più alta e bastano poche decine di secondi per uccidere il virus. Quindi succede quello che abbiamo visto l'anno scorso durante i mesi caldi. Il virus è distrutto nelle goccioline di saliva dopo la esposizione ai raggi solari per una durata di tempo molto molto breve. Questo e le vaccinazioni insieme spiegano il trend che finalmente è positivo. Senta, parliamo degli effetti collaterali e della paura delle persone. Sa che in Sicilia sono stati in tanti a rifiutare AstraZeneca perché ci sono stati quei casi di trombosi che non è stato dimostrato fossero collegati, però le persone poi hanno paura lo stesso. In Lombardia abbiamo 7.000 rifiuti su 1.400.000 di somministrazioni. Parlo di AstraZeneca, che è quello che fa più paura. Lei una volta mi ha detto: guardi che gli effetti ci sono anche, gli effetti collaterali rarissimi ci sono anche negli altri vaccini, però non ne parla nessuno. Lei mi conferma questa cosa? Perché ancora oggi leggevo casi rari di trombosi atipiche, parlano sempre solo di AstraZeneca. Perché Sì. succede così? Dunque, la prima cosa che voglio dire, che esula da quello che mi ha chiesto, è che sono contentissimo che lei si vaccini. Credevo che l'avrebbe fatto più in là, perché l'avrei messa nella fascia di età più giovane. Comunque, bene, sono contentissimo che si vaccini, e se ci pensa è benissimo, perché Ringrazio. effettivamente. No, perché. No, beh, siamo passati dal proteggere le persone più anziane e più fragili a vaccinare le persone molto più giovani, che sono quelle che sono attive e producono. Quindi c'è veramente uno step in più. Siamo passati ovviamente era giusto vaccinare e proteggere prima le persone più anziane, che però non sono quelle che fanno parte della fascia attiva e produttiva della società. Quindi vaccinando le persone più giovani finalmente possiamo pensare a tornare a fare, ripartire le attività che sono ferme da così tanto tempo. Per invece rispondere a quello che lei mi ha chiesto, l'ultimo rapporto dell'EMA fa vedere che rarissimi sono i casi di effetti collaterali severi, gravi, mortali nei vaccini. Rarissimi sono l'incidenza un pochino più alta per Pfizer rispetto ad AstraZeneca e Johnson & Johnson. Però, come abbiamo sempre detto, AstraZeneca ha un problema di comunicazione. È un Sì. vaccino ottimo che è gravato dal fatto che ha un'aura ne di negatività. Però mi scusi, ci sono alcuni paesi come i paesi del nord che l'hanno proprio sospeso, quindi è possibile che si basino solo su questa campagna di comunicazione sbagliata o c'è in realtà dietro magari una questione economica? Per cui viene privilegiato il Pfizer. N non so, non riesco a capire. Se è una questione solo di comunicazione, perché alcuni governi hanno sospeso AstraZeneca mentre di Pfizer non lo mette in discussione nessuno? Beh, voglio dire, per una norma di cautela, e perché, come ha detto lei, comunque la gente giustamente è spaventata. Quando è passato il messaggio che AstraZeneca potenzialmente è pericoloso,
se poi e invece non viene detto che Pfizer anch'esso in potenza può provocare danni, se puoi scegliere non scegli AstraZeneca, però senz'altro ha letto che l'Europa cessa il contratto di fornitura con AstraZeneca, non tanto per i problemi di tossicità, ma perché AstraZeneca continua a non consegnare le dosi di vaccino che ha promesso. Quindi essenzialmente è un problema che, se così è, se l'Europa interrompe i contratti di fornitura, è un problema che tra poco non si porrà più. Quindi adesso io sto ricevendo dei messaggi di gente che si è iscritta oggi, tra stanotte e oggi, e chiede che vaccino farà. Domanda che mi sono posta anch'io su me stessa. Nel senso che attualmente è consigliato Pfizer sotto i 60 anni, è corretto, però non c'è un divieto di somministrare AstraZeneca. No, non c'è. In Lombardia facciamo, cioè in Lombardia la stragrande maggioranza dei vaccini che facciamo sono Pfizer, anche perché Pfizer continua a consegnare, è stata ai contratti di fornitura. Quindi in Lombardia la stragrande maggioranza di vaccini che facciamo è Pfizer. Il messaggio è: se andate a farvi vaccinare e vi propongono AstraZeneca, fatelo assolutamente. Non è quello che diciamo cinquantenni. Sempre, non è un vaccino. Anche i cinquantenni, anche se appunto l'EMA e l'AIFA sconsiglia AstraZeneca sotto i 60 anni. Quindi lei sta dicendo che un cinquantenne che domani va a fare il vaccino può ritrovarsi anche AstraZeneca? Io sto dicendole che se fossi io sarei contentissimo di farmi fare AstraZeneca. Qualsiasi E se vaccino fosse sia. mia moglie, se fossero i miei figli, sarei contentissimo di fargli fare AstraZeneca. Ok, va bene. Intanto è arrivato Gianluca Corrado, Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. E Alan Rizzi, sottosegretario Regione Lombardia, Forza Italia, buonasera anche ad Alan Buonasera. Rizzi. Non so se volete chiedere qualcosa al professore, visto che c'è. Sì, in realtà io, ecco, ascoltavo la discussione interessantissima, e volevo fare una considerazione, per capire anche se è condivisa. Io credo che sui vaccini sia passato un messaggio errato, nel senso che noi dobbiamo ricordare a tutti i cittadini che i vaccini sono medicinali. In quanto tali, in una piccolissima percentuale di casi, soprattutto se somministrati a milioni di persone, naturalmente hanno degli effetti collaterali. Io penso che la negazione su questo, comunque il tentativo di fare un certo tipo di campagna, ha creato più danni che altro. Per esempio, il discorso di AstraZeneca, io penso che molti cittadini, almeno lo hanno detto qualcuno, lo ha anche detto a me, sono rimasti molto turbati dal fatto che, al di là dei numeri delle trombosi assolutamente bassissimi, però siano, per esempio, state inserite nel foglietto informativo. E allora, Mentre nel Pfizer momento in no. cui Mentre no, Pfizer Pfizer no. no, proprio tutta AstraZeneca, il foglietto informativo è stato modificato, è stato inserito in rari casi provoca trombosi. Questo ha ingenerato ansia, ovviamente, nelle persone, perché chissà, questa cosa dice: ah, ma Allora perché io non lo allora la voglio casa fare. produttrice si tutela, e allora è possibile che sia vero? Quindi io penso che ci sia un problema grosso di comunicazione, ma non solo con AstraZeneca. Secondo me, il tipo di comunicazione è stata fatta sui vaccini, poi ascolterei con piacere anche il suo parere, poi da tecnico, da medico. La comunicazione ha funzionato verso tutte quelle persone che avevano molta paura, giustamente peraltro, del Covid, ma ha ingenerato una posizione di dubbio in quelle che invece avevano una reazione più cauta, Eh sia beh, verso la. certo, è vero. E questo tipo di Cioè, chi ha comunicazione. paura, qualsiasi vaccino è, se lo fa. Chi ha meno paura dice no, un momento, pensiamoci bene. No, Sì, è vero secondo me che è si deve andata così. riflettere su questa cosa per la comunicazione futura. Secondo me è piuttosto importante, Cosa anche dice, perché ora, prof? scendendo di età, scusate, io temo che il numero di prenotati sia inferiore, perché chiaramente un Ha quarantenne che meno sa di paura essere di meno a rischio, ammalarsi. perché è oggettivo, no, di ammalarsi no, ma di avere conseguenze E quindi negative tu sì. dici giovani si Esatto. vaccineranno meno? E secondo me c'è questo rischio. Lei cosa ne pensa? No, è giusta l'analisi di Corrado. C'è il rischio che i No, giovani si vaccineranno meno? io voglio fare i complimenti, perché non potrei dire null'altro. Ha espresso una serie di concetti in modo assolutamente chiaro e condivisibile. Quindi complimenti, perché voglio dire, ha fatto una sintesi che è perfetta. Quello che voglio aggiungere è che noi, come Policlinico, abbiamo la gestione del centro
vaccinale in fiera, quindi essenzialmente poi ogni sera facciamo un controllo su quello che succede. In fiera le persone che rifiutano AstraZeneca sono pochissime, cioè sono 3, 4, 5 al giorno. Quindi il messaggio di panico nei confronti di AstraZeneca, grazie al cielo, non ha avuto un effetto così importante. Ok, domanda, chiedevo il contratto di Astra, adesso l'ho persa, il contratto di AstraZeneca scade il 30 giugno e chi l'ha fatto prima, il richiamo è coperto? Dunque, se ha fatto la prima dose, allora, se ha fatto la prima dose, probabilmente farà la seconda dose sempre con AstraZeneca, perché nei freezer abbiamo Pronti? il Ok, vaccino questo è che importante. fa la seconda dose. Tenga conto che non c'è nulla, anzi, potrebbe essere un vantaggio fare un mix and match, fare un vaccino, una prima dose con RNA e una seconda dose con l'adenovirus, perché stimolano meglio diverse Però funzioni di difesa. Quindi al potrebbe essere momento, un'idea valida. mi scusi professore, al momento lei sta dicendo che nel frigorifero ci saranno le dosi per la seconda, per il richiamo, perché qua mi stanno scrivendo in tanti. Questa signora mi dice io ho 30 anni, lo farei domani se potessi, quindi è contro quello che diceva Brava, Gianluca Corrado. Mia bravissima, mamma vaccinata con d'accordo. AstraZeneca al richiamo il 2 luglio, le faranno AstraZeneca? E lei dice pare di sì. Sì, Ok. certo. Ok. Ci sono le dosi per fare tutte le seconde dose, Per tutti i certo. richiami. Va bene. Alan, lo saluto, va bene, perché come devo andare alla pubblicità. Tanto parliamo ancora, poi ci colleghiamo ancora. Grazie professore, grazie mille, ci sentiamo presto, grazie per le A sue lei? delucidazioni. Arrivederci, buona serata. Grazie mille, buona serata, grazie, grazie a voi tutti. Fascia, poi ci ritroviamo e parliamo anche del Green Pass. Ti sei iscritto tu, Alan? Sei più giovane. A cosa? Lo Al vaccino, tu sei più faccio giovane. per ultimo io. Sì. No, rigorosamente per ultimo. Lasci passare davanti tutti. Tutti. Pubblicità, tra poco. Centralina Selectron riprogrammabile. Filtri aria. Qua, kit aspirazione diretta Va KN. bene, sound booster, molle, ammortizzatori. Ok. E un bel ammortizzatore Bilstein B8. Scarico. Remus, Sport Exhaust. Ok. Pedal booster. Ciabatti. Hai proprio tutto, tutto, tutto. Sono 32 anni che facciamo sto lavoro, siamo i re del tuning, cosa devo dirti? L'attesa è finita, nuova Land Rover Defender 90 è arrivata. Sono Luca Fagnani e vi aspetto qui in JB Cars proprio nel cuore di Monza per farvela scoprire. Nuove motorizzazioni 6 cilindri mild hybrid e con Freedom Plus può essere tua con 12.000 euro di anticipo, 36 rate da 370 euro e tra 3 anni la ricompriamo al 59% del valore d'acquisto. Scopri tutte le nostre offerte su jbcars.it. Scegli anche tu Ford Interauto per l'acquisto della tua prossima vettura usata, Ford o delle migliori marche del mercato. Seguimi. Ford B-Max Diesel 1500 TDSI, 75 cavalli, allestimento Plus, immatricolata nel 2017, con soli 52.000 km a 9.400 euro, con clima e vernice metallizzata. E da Interauto nelle sedi di Monza, Liscate e Melegnano fino al 30 aprile in omaggio il secondo anno di garanzia su tutte le vetture usate. E se finanzi un importo di almeno 8.000 euro per minimo 3 anni, gli anni di garanzia diventano 3. Vedo non solo piscina qua. Ciao ragazze, vi state divertendo? Sì, moltissimo. Relax? Relax in piscina, adesso nell'idromassaggio, fantastico, attorniato dal verde. Non potremmo chiedere di meglio, sia per ragazzi della nostra età, sia per famiglie con bambini. Noi siamo qua già da un mesetto e devo dirti che insomma è molto bello. Poi tra l'altro è un bel ambiente, ci sono belle passeggiate da fare, la piscina. Innanzitutto sono case belle, comunque con tutti i comfort, curate bene. E poi c'è una bella montagna, ci sono tante passeggiate da fare, i bambini si divertono. Avete comunque un'assistenza 24 ore su 24? Assolutamente sì. Hanno messo anche le bici elettriche, riusciamo a fare anche delle pedalate. Ottimo. Lo consigliereste quindi ad amici, parenti? Sì, assolutamente.
Benvenuti al gruppo Fassina. Un assortimento unico e una disponibilità incredibile di veicoli che vi permetterà di scegliere la vostra nuova vettura tra decine di modelli, colorazioni e motorizzazioni, tutti esposti in un unico, grande e moderno salone. Per la tua nuova auto fai la scelta giusta. Scegli Fassina. Berenice Pancrisia, la città fantasma vicino alle miniere d'oro dei faraoni, i colossali templi di Angkor nel cuore della giungla cambogiana, il villaggio tra le Alpi svizzere dove è stata ambientata la favola di Heidi. E ancora, è vero che è esistita una seconda sfinge sempre vicino alle piramidi di Giza? Ed è vero che gli Etruschi sono originari dell'Asia Minore? Aristide Malnati con la giornalista Virginia Reniero ci accompagna a scoprire questi e altri enigmi della storia. Storia e misteri, un viaggio affascinante tra le più grandi civiltà antiche. Rieccoci. Allora, verso le riaperture, allora, l'obiettivo, poi parliamo ancora di vaccini, per la vostra gioia. No, ma io ricevo un sacco di domande, quindi serve anche per dare le informazioni a chi è a casa. No, il fatto che siete stanchi di parlare di vaccini di Covid vuol dire che ce lo stiamo lasciando alle spalle, no? Credo che psicologicamente sia questa cosa. Allora, volevo capire, oggi leggevo che il vice ministro Sileri parlava dell'obiettivo di togliere, addirittura di girare per le strade senza mascherine e di, in maniera graduale, di modificare il coprifuoco. Qualcuno dice addirittura di abolirlo del tutto, mentre Sileri dice che bisogna fare una cosa graduale, cioè spostarlo prima alle 11, poi a mezzanotte e poi toglierlo. Ma qua ci deve essere, tu cosa ne più pensi? Che la politica, ci deve essere, ci siamo fidati per 14 mesi del Comitato Tecnico Scientifico. Poi dopo sentiremo Pregliasco, che lo chiamiamo tra poco. È opportuno che da questo punto di vista ci sia, che non c'entra niente con la riapertura. Cioè, la questione delle mascherine all'aperto dipende da tutta una serie di informazioni che il Comitato Tecnico Scientifico analizza e sulla base di quello poi prende delle decisioni. Ecco, un po' come il tema. Beh, però o hai il distanziamento o hai la mascherina. Io non credo che ci sarà mai un via libera. Possiamo stare vicini e senza mascherina? Perché no, scusa. Ecco, questa è la questione. Beh, c'è stata la festa dell'Inter. No, però oggi Sileri dice una cosa, però vorrei che a dire queste cose non fosse Sileri, ma il Comitato Tecnico. Infatti, poi lo chiediamo a Pregliasco. Arriviamo alla metà, cioè al 50% dei vaccinati, 30 milioni se non erro. Sì, a 30 milioni. Sbaglio, sì. E da lì poi va bene, ok. Una sorta di immunità di gregge. Sileri è un politico. Beh, ma anche un medico, Sileri, eh. Capì, però. Non è che proprio. Non è che fa l'avvocato. Ho capito, però per fortuna c'è il Comitato Tecnico Scientifico, vuol dire che non c'è un medico, ma ce ne sono diversi. Certo. Ci sono degli scienziati che analizzano sulla base delle informazioni e prendono delle decisioni. Dov'è che è già così? Forse in Israele, probabilmente. È vero che loro sono. Anche Boris Johnson adesso vuole, esatto, riportarla in Inghilterra. La stessa cosa. Vuol dire che in Israele sono 9 milioni, adesso a memoria non me lo ricordo, ma penso proprio di sì. Però lì hanno vaccinato il 90% della popolazione. Quindi è ovvio che più ci avviciniamo ad una percentuale alta di vaccinati in Italia, e più si dovrà consentire di avere il massimo delle libertà. Diciamo che quella della mascherina all'aperto sarà forse l'ultima delle libertà, che non c'entra niente con le riaperture. Però anche l'anno scorso, con la bella stagione, come diceva il professore, i raggi del sole ammazzano il virus, o almeno lo indeboliscono, e quindi già l'anno scorso, nella bella stagione, avevamo allentato e non c'erano ancora i vaccini, no? La misura della mascherina. Più che ammazzano, indeboliscono il virus, non fanno scatenare la malattia, perché quella è la questione. Perché probabilmente l'errore fu fatto l'anno scorso di valutazione, quello che diceva che il virus non c'era più, in realtà si è dimostrato che il virus c'è, però in periodi con certe condizioni climatiche non riesce a sviluppare la malattia, e quindi comunque. E non, anche perché non c'erano i vaccini. Beh, c'è un dato l'anno scorso. Quest'anno c'è il dato in più del vaccino. Ad eccezione della questione sarda, per esempio in Sicilia, noi abbiamo vissuto normalmente il mese di agosto, sono stato a Lipari, ma attorno a me c'era quello che io avevo tutti gli anni. È inutile, si è ipocriti, si sarebbe ipocriti a non dire le cose come stanno. Beh, a settembre non c'è stata l'ondata di coronavirus. Io, questa è una cosa che mi ha fatto riflettere molto l'anno scorso, quindi è evidente che le condizioni climatiche. E sul coprifuoco? Allora, io sul coprifuoco ho una mia idea personale. Io stimo moltissimo Sileri e credo che sino ad ora siano stati molto corretti, abbiamo fatto bene ad essere molto cauti. Perché il centrodestra. Però sono anche un giurista.
al di là del centrodestra. Io sono un giurista, sì, e io penso che i diritti costituzionali e libertà personali vadano limitate negli stretti limiti della necessità e dell'impossibilità di fare altro. Quindi francamente ho difficoltà a capire il perché, arrivati a maggio e proseguendo, si deve ancora ipotizzare il coprifuoco. Io dico, diamo durante le 24 ore delle regole precise, siamo rigidi nel rispetto di queste regole, quindi al momento in cui poi c'è l'aggregazione davanti al locale sui navigli, io vado e lo faccio chiudere per 2 settimane, ok, così è chiaro a tutti, con la forza dell'ordine che gira, regole chiare e definite per tutti, con i cartelli grossi quanto una casa davanti ai locali su quelle che sono le condizioni da fare, multe che vengono fatte perché non rispetta le regole, ma dà la possibilità a tutti di vivere normalmente e a parte ai giovani e anche ai meno giovani di avere una vita che vada al di là, sì, del lavoro, quindi... e stare a casa e così via, ma di lavorare alle persone. Signori, c'è un mondo che lavora la notte, che da un anno è a reddito zero. Voi avete idea del danno patrimoniale che noi stiamo rischiando di creare? Quanti padri di famiglia si possono trovare senza la capacità domani di dare da mangiare ai figli? Vabbè, ma poi c'è un altro tema, io su questo sono d'accordo. Poi parliamo dei centri commerciali a proposito di lavoro, di gente che perde il lavoro, no? Che scusate, c'è una domanda, poi dopo la facciamo a Pregliasco, però mi chiedono, sono in tanti a chiedere se la seconda dose può essere fatta nel luogo di villeggiatura, perché questo... è un altro problema, qualcuno l'ha proposto, perché in effetti chi fa la prima dose adesso finisce per fare la seconda magari durante agosto, se fa AstraZeneca, no? Perché sono 11 settimane. Questa è una proposta che è stata fatta. Beh, sarebbe semplice, sarebbe interessante farlo. Se in un'altra regione diventa difficile. Però secondo me diventa difficile, infatti. È quasi impossibile. Sì, oggi l'organizzazione la vedo molto complicata. Perché la regione Lombardia che gestisce prima e seconda dose, no? Come la regione Piemonte, la regione... ci vorrebbe uno scambio di informazioni. La regione di villeggiatura dovrebbe essere in grado di fissare, cioè diventa veramente la prima. Allora, io ne ho sentite di ogni, questa sì, è la prima. No, è la prima volta che lo senti. Devo dire, i miei genitori hanno fatto AstraZeneca alla fabbrica del vapore. Due del lab ci hanno assicurato che il richiamo poteva essere fatto nel luogo di villeggiatura. Quindi alla fabbrica del vapore è stata detta questa cosa. Tornati a casa, ho subito chiamato. Ma luogo di villeggiatura dove? In regione Lombardia? Per essere sicura, la SSD di Bergamo mi hanno detto che non ne sanno niente. Ho capito, ma... Allora, se il luogo di villeggiatura è il lago di Como, tu dici... Posso ipotizzare che se all'interno del contesto della stessa regione possa essere praticabile, ecco, diciamo che al di fuori assolutamente no. Secondo te non lo so, ecco, però... Ma no, ma ragionevolmente no. Cioè, se vado in vacanza in Sicilia, mi sembra difficile. L'organizzazione della sanità regionale, cioè ci vorrebbe una rete tra le regioni che non esiste per scambiare i soggetti che si sposta in estate e fissare in quell'una, due, tre settimane gli appuntamenti. Penso che sia francamente follia. La vedo per te è follia. Follia. Sì. Allora, è la prima domanda da cui partiamo... A meno che, ripeto... Non ci sia qualcosa sotto... Lago di Como, lago di Lecco... Però sempre nella nostra regione. Certo. Però se questi due del lab di Via Procaccini, fare quel vapore... Che credi no. Allora, poi lo chiediamo a Pregliasco. Allora, il prossimo tema col professor Pregliasco sarà se può fare il richiamo nel luogo. Poi sai, noi italiani non siamo mai contenti. Vogliamo il vaccino, adesso ci danno il vaccino, però vogliamo andare in vacanza. Lo porteremo col drone la prossima volta. A tra poco parliamo anche di questo. Scopri il mondo Ford da Interauto, concessionaria Ford a Monza, Melegnano e Liscate. Ford Kuga ST-Line X 2005 plug-in hybrid, 225 cavalli, cambio automatico, è tua con anticipo zero a partire da 389 euro al mese con finanziamento Idea Ford. I Ford Hybrid Bonus e l'incentivo rottamazione ti aspettano da Interauto. Interauto ti aspetta a Monza, Liscate e Melegnano. Scopri tutte le promozioni su fordinterauto.it. Chimoto, vendita e assistenza moto a Paderno Dugnano. Chimoto è concessionario ufficiale Aprilia, Moto Guzzi, Fantic Motor e Malaguti. Eccellenze italiane per soddisfare la tua voglia di moto. E per la mobilità urbana da Chimoto trovi l'intera gamma scooter, Piaggio, Vespa, New, novità 100% elettrica. Promozioni, offerte per moto usato, finanziamenti personalizzati, officine e magazzino ricambi. Sono solo alcuni esempi dei servizi che trovi da Chimoto. Chimoto, da oltre 30 anni, è passione per le due ruote. Ti aspetto! Nonno, le nostre visite ai musei sono grandiose. Mi insegni sempre un sacco di cose. Io ti voglio bene e quindi se qualche delinquente ti imbroglia, non ti devi sentire triste solo. Diciamola a mamma e papà.
e chiamiamo il 112. Non è vero che non serve a nulla. Dai retta a Valentina. Quando la truffa si fa viva, tu fregala. Denuncia immediatamente al 112. Condividere la tua storia ti aiuta a superare l'accaduto e a ritrovare la serenità. Scopri di più sul sito regione.lombardia.it. Passione, competenze e professionalità. Questo è Ruggero Moto, una struttura moderna e all'avanguardia completamente dedicata alla manutenzione delle motociclette di qualsiasi marca e modello. La stessa passione e la competenza unite a una cura maniacale dei dettagli sono alla base dei restauri di Ruggero Moto e dei tagliandi eseguiti con scrupolosità e utilizzando solo i migliori prodotti presenti sul mercato. Se ami la tua moto, regalale le cure di Ruggero Moto ad Airago. Benvenuti al gruppo Fassina, un assortimento unico e una disponibilità incredibile di veicoli che vi permetterà di scegliere la vostra nuova vettura tra decine di modelli, colorazioni e motorizzazioni, tutti esposti in un unico, grande e moderno salone. Per la tua nuova auto fai la scelta giusta, scegli Fassina. Il racconto del Covid tocca molti aspetti della nostra vita: la malattia, la paura dell'infezione, le mancate diagnosi e cure causate dall'emergenza sanitaria. A Sei in Salute noi lo raccontiamo ogni settimana grazie all'aiuto degli esperti. Sei in Salute ogni lunedì sera alle 23 e ogni domenica alle 13.30, solo su Telenova. Vi aspettiamo. Allora, rieccoci. Dovremmo averlo, vedo che cammina, ma secondo me tra un attimo si collega con noi il professor Pregliasco, perché con lui volevo parlare di due cose. Uno, della novità del Green Pass, no? Sapete, questo passaporto per poter espatriare, per poter passare da una regione all'altra e per poter partecipare a degli eventi. E poi la possibilità di cui si comincia a vociferare di fare la seconda dose del vaccino in vacanza. Adesso appena lui è disponibile ne parliamo. Mentre lui si avvicina al monitor, volevo chiedere a voi due invece del Green Pass. Allora, c'è stata una denuncia oggi da parte del Partito Democratico che ritiene che il Green Pass non debba essere a pagamento dell'utente, perché se si va all'estero solo la traduzione del Green Pass è a carico del singolo utente. Primo problema. Secondo problema, chi non avrà completato il ciclo delle vaccinazioni deve poter esibire il tampone, e il tampone, se lo devi fare con i tempi rapidi, lo devi pagare tu. Allora, il PD oggi diceva: non è giusto che se lo debba pagare il singolo cittadino, deve essere la regione a pagare la traduzione e il singolo tampone. Vi vedo perplessi. Allora, io faccio intanto una valutazione. Fammi ripetere per chi non lo sa, il Green Pass sarà questa carta verde che ci permetterà di andare in un altro stato o di andare in una regione con un colore diverso. Forse si sta accomodando Pregliasco, ci sei? Ecco. Eccolo. No, infatti dicevo, ma dove sei? Sei nella cabina di una nave? Mi sembra la cabina. No, sono nella mia sede dove il trabarelle e aggeggi dell'ambulanza. Allora, intanto grazie per essere qui con noi. Prima domanda che ti faccio, che mi è stata posta da una telespettatrice, cioè la possibilità di fare il richiamo del vaccino in vacanza. Questa telespettatrice mi ha detto che i genitori erano alla fabbrica del vapore e lì gli è stato detto: tranquilli che la seconda dose la potete fare in vacanza. Poi è tornato a casa a Bergamo e a Bergamo non ne sapevano niente. Tu cosa ci puoi dire? Ma allora, che è una cosa che si sta discutendo a livello nazionale, tra l'altro anche nella definizione di quello che sarà il Green Pass italiano e soprattutto poi ancor di più su quello che potrebbe essere il Green Pass europeo, cioè è un fatto di facilitazione e di riorganizzazione. Però effettivamente si è detto questo, vedremo se si riesce a organizzare dal punto di vista pratico, perché appunto il problema ad oggi è la disponibilità complessiva di dosi di vaccino. Però credo che, dato che molte seconde dosi di oggi insomma potrebbero piazzarsi proprio durante l'estate, spero che ci sia questa possibilità. Ma quindi vorrebbe dire un coordinamento a livello nazionale ci deve essere, perché se io vado in vacanza in Sicilia, la Sicilia deve essere collegata con la Lombardia. Una disponibilità, insomma,
volendo si può fare. Sì, scusami, Alan Rizzi lo vedo scettico. Ma molto scettico. Comunque no, fa piacere che si stia lavorando in questa direzione. Certo. Si stia pensando. Cioè, assolutamente sono felicissimo, contentissimo, però ecco, mi immagino a livello organizzativo che cosa... Io secondo me è un casino. Che cosa voglia dire? Corrado, la vedi possibile? Diciamo. Io la vedo molto complicata. Allora, tutto è possibile, però onestamente la vedo veramente complicata. Ecco, allora, la signora che mi aveva scritto prima ha detto all'interno della regione. Allora. Se invece io sono all'interno della stessa regione e vado in vacanza alla Presolana, posso fare il secondo vaccino lì o devo tornare al lab delle scintille? Questo è più credibile. È più fattibile, insomma, ci può stare. Ma ci può stare, quindi è possibile, l'organizzazione per questi casi ci sarà? Cioè state lavorando anche per questo? Io non sono un gestore operativo di questo aspetto, però insomma credo che ci sia, la voglia c'è, insomma, e speriamo che si possa attuare. Ecco, questo è ad oggi quello che si può dire. Ok, quindi all'interno della regione è chiaramente molto più semplice, questo sicuramente, va bene. Quindi possiamo dire che a livello nazionale c'è l'ipotesi di coordinare le regioni, la vediamo tutti un po' complicata, però c'è l'idea, mentre a livello regionale è più semplice anche su quello, anche se ripeto all'interno della stessa regione uno prende la macchina, prende il treno, si sposta, no? Non è come se io vado in Sicilia o vado in Sardegna, è più complicato. Va bene, parliamo adesso del Green Pass invece. Allora, il Green Pass, questo lascia passare per gli altri paesi a livello europeo, su quello che punto siamo? Anche qui c'è una grande discussione per quello che ho avuto come indicazioni, perché ci sono alcuni aspetti ancora da definire, cioè un vaccinato con vaccino non autorizzato da EMA. Questo è un problema sul turismo più ampio, quello non solo europeo. Sull'esigenza di trovare una mediazione organizzativa sia dal punto di vista documentale, della genuinità dei certificati, della modalità con cui questi vengano rilasciati e soprattutto del fatto che si debba garantire un'interdipendenza senza praticamente poi richieste diverse, più libere o più stringenti da parte di alcuni paesi, anche se abbiamo visto che in realtà la situazione è verso una libertà. La Spagna e soprattutto la Grecia hanno fatto anche una comunicazione molto, come dire, ammiccante ai turisti, soprattutto la Grecia riguardo alle isole Covid free, o anche la stessa Spagna, con meccanismi di vaccinazione che vedono coinvolti di più le zone turistiche rispetto ad altri contesti. Quindi loro sono un filino più avanti, hanno fatto una comunicazione che probabilmente li sta favorendo rispetto invece a noi Italia, che siamo Fabrizio, scusami. Perché Corrado sta dicendo una cosa. Facciamo anche noi, io sono originario dell'isola di Lipari, che come tutte le altre isole minori del sud è iniziata la campagna vaccinale Covid free, quindi a tappeto su tutta la popolazione di residenti. È già iniziata in qualche giorno fa. Diverse. Ma è stata una scelta che all'inizio aveva creato un po' di borborigmi, perché è nella fase in cui c'erano poche dosi si è detto prima proteggiamo i soggetti più fragili, che è l'elemento oggettivo, è quello che ha fatto cambiare la pianificazione della prima campagna, che era riferita su contesti diversi, no? Gli operatori, le persone con lavori di pubblica utilità e anziani e altro. Invece poi ha fatto sterzare dicendo cominciamo soprattutto dagli anziani. Ora che le condizioni anche di disponibilità dei vaccini sembrano essere in miglioramento, allora è giusto pianificare con strategie diverse. È una guerra che cambia la strategia in funzione del contesto e delle munizioni disponibili, in questo caso delle dosi di vaccino. Ecco, ma invece per quanto riguarda solo l'Italia, leggevo che questo Green Pass potrebbe essere la chiave per partecipare ad alcuni eventi come manifestazioni sportive o concerti. In Italia le regole sono le stesse, no? I vaccini utilizzati in Italia sono sempre quelli, quindi sarebbe più semplice. Su questo a che punto siamo? Anche qui si tratta di definire l'aspetto documentale, per ora si pensa a un'autocertificazione con, diciamo, la pezza giustificativa, quindi il certificato di vaccinazione
o il certificato di avvenuta guarigione da parte del medico, però anche qui chi lo rilascia, quali sono, diciamo, gli elementi di originalità garantita, no? Perché in alcuni certificati, per esempio della regione Lombardia, c'è il cosiddetto Q-code, quindi un qualcosa che può dimostrare l'autenticità del testo, perché come sempre l'abbiamo visto anche non solo in Italia, gente che, diciamo così, tutto il mondo mette certificati un po' fasulli per scivolar via dalle disposizioni, quindi ci sono elementi di garanzia ancora da definire bene, e però saranno sempre questi tre aspetti: vaccinazione, guarigione, un tampone entro le 48 ore, perché in questa fase, non potendo garantire la vaccinazione a tutti, bisogna permettere a chi magari vuole vaccinarsi ma non rientra ancora tra le categorie che può eseguirlo, di dare questo Green Pass, che sarebbe non equo. Tra l'altro il problema a questo punto si pone: questi soggetti devono pagarsi il tampone, questo è un po' un problema, no? E infatti il Partito Democratico chiede alla Regione di passare gratuitamente i tamponi per poter accedere al Green Pass. Io poi lì non so cosa farete, perché in questo momento appunto il PD dice pagateli voi, cioè paghiamoli noi. Ma sai quante cose ha detto il Partito Democratico negli ultimi 12 mesi, alla quale io non ho mai dato grande attenzione, quindi questa molto probabilmente è una di quelle. Però in effetti è vero che se io devo... Ma io non penso che il Partito Democratico, poi voglio capire anche chi del Partito Democratico, astuti. Perché se è stato Maiorino, astuti. Bussolati, allora... Astuti. Non voglio neanche saperlo. Io voglio capire, secondo me deve capire esattamente il Partito Democratico che cosa voglia significare il Green Pass. Ma non lo sappiamo ancora probabilmente. Anche perché è una decisione a livello comunitario, ci sono paesi che fanno parte della comunità europea che rientrano nella discussione, quindi non penso. Non è una questione solo lombarda. Però parliamo di due cose diverse. Perché allora io, per esempio, sul Green Pass europeo non ho nessuna questione, anche sotto il profilo giuridico e della libertà, nel senso che nel momento in cui devo aspettare. Però ha ragione lui che se io faccio un vaccino in Serbia e il vaccino in Serbia qui non è riconosciuto. Sì, vabbè, ma te le faccio tante di ipotesi. Sì, ma ce ne sono. Cioè Johnson & Johnson, per esempio. Beh, adesso vale in Italia. No, adesso faccio anche Sputnik. Scusate, ci saranno delle norme. Ci sarà un accordo europeo. Ci sarà un accordo. Evidentemente, quindi ci saranno dei vaccini non riconosciuti dall'Italia. Quelli dall'EMA, quelli riconosciuti dall'EMA hanno senso. Se no, c'è europeo. Giusto, prof. Legata, per esempio, ad concordo. La cosa che mi interessa molto però invece rilevare è capire come dovrebbe funzionare quello italiano, perché sin quando si tratta, a mio modestissimo avviso, di utilizzarlo per entrare al chiuso in eventi sportivi, in eventi culturali, in questioni futili che o meglio ricreative, allora me lo pago io, che vanno, no, me lo pago io, e al di là, e mi sembra anche corretto. Nel momento in cui si parla però di limitazioni sulla libertà di movimento tra regioni, cioè ora a me sembra onestamente eccessivo. Ok, io però lui non lo vorrei coinvolgere sulle questioni politiche perché non lo riguardano, no, giusto? Ti faccio invece due domande. Un italiano che è andato a vaccinarsi in Serbia sarà riconosciuto? No, credo. E questo è il punto che va verificato, se, come si diceva poc'anzi, verrà in qualche modo registrato anche all'EMA Sputnik o comunque il vaccino non distribuito in questo momento nei paesi europei. È possibile che si arrivi a questo, perché di fatto c'è già una procedura di rolling review, come si dice, di riconoscimento di questo vaccino e di alcuni altri, quindi è solo questione di tempo, io credo. Io chiederei solo se secondo il dottore funziona o meno, perché uno dei grandi funziona Sputnik per gli ASCO? Non si capisce. È un vaccino che non c'è, un po' come l'isola che non c'è, nel senso che le quantità non si sa quante sono in realtà rispetto a quelle che stanno distribuendo intorno al mondo, ma che usano poco nella loro nazione come Russia. Di fatto i dati che vediamo di un bellissimo articolo su una rivista importante della Lancet dicono che il vaccino è efficace, buono, sicuro. Ci manca tutto però una conoscenza più ampia, che non è solo quella di un articolo scientifico, sicuramente di valore veritiero, ma appunto di una serie di informazioni che in questo momento l'EMA sta raccogliendo. Io penso che sia un buon vaccino. Chiedo al professor Pregliasco se ci si può vaccinare durante l'allattamento. Sì, si può vaccinare durante la gravidanza, durante l'allattamento, anzi è un elemento importante anche per difendere il neonato e soprattutto la propria salute in una fase molto delicata. E non ci sono controindicazioni, ci sono mamme, ormai operatori sanitari vaccinate, e si è visto proprio che è opportuno farlo senza
nessun problema, c'è casistica. È chiaro che all'inizio, come sempre, per ogni nuovo farmaco, ogni nuovo vaccino, c'è sempre un'attenzione ai soggetti più anziani, più piccoli e alle donne in gravidanza. Se non erro, l'associazione ginecologica, se non erro, ha chiesto di porre le donne in gravidanza come in priorità. Che però al momento non c'è. Non si può fare, però la situazione ecologica italiana. Ci sono dei casi di bambini nati da mamme che sono state vaccinate con gli anticorpi. Che hanno gli anticorpi. Ok, però il problema è che le donne incinte sono più giovani e quindi non sono ancora, fanno parte della categoria. Però, qua mi chiedono, i vaccini in Lombardia quando arriveranno per la fascia 40-50? Questo insomma è un problema nazionale, europeo, mondiale, però insomma... Io spero che nell'arco insomma di un mesetto si arriva. Adesso siamo ai 59 anni, quindi spero. Sì. Ah, di un mesetto si arriva. Poi col pass vaccinale così com'è si invoglia chi non ha ancora fatto il vaccino e non può a cercare di contrarre il Covid. Beh, adesso questo mi sembra esagerato. Basta che faccia il tampone. No, adesso questo qua non l'avevo letto bene. No, perché il Green Pass ti dice tu puoi fare certe cose solo se o hai il vaccino o hai fatto la malattia o hai il tampone. Non è che devi prendere il Covid per adesso. Mi sembra paradossale. Ma la prima dose del vaccino sarebbe sufficiente per avere il Green Pass? No, serve la seconda, giusto? Questo è tutto da definire, ma temo che sarà il ciclo completo. Sì. Ecco, quindi chi ha fatto solo una dose deve fare il tampone, giusto? Esatto. Eh sì, perché una dose... Ma una dose sola quanto copre percentualmente? Possiamo dirlo spannometricamente? Dopo 14 giorni l'80%, quindi ha già una buona protezione. Quindi direi che è importante vaccinarsi e cominciare a fare la prima dose, perché poi la seconda serve per prolungare nel tempo la protezione. E tutti e due i vaccini, sia AstraZeneca sia Pfizer, dopo 15 giorni l'80%? Sì, sostanzialmente hanno la stessa efficacia. No, su questo si è visto anche a Londra, in Inghilterra, proprio che loro hanno usato tantissimo AstraZeneca, che questa performance è sostanzialmente paragonabile fra i vari tipi di vaccino disponibili ad oggi. Domanda pratica: perché un guarito deve ricevere il vaccino se tanto è già guarito e quindi ha già gli anticorpi? Questo me lo chiedono sempre, però... Ci sta, è giustissimo. A 6 mesi, allora, per 3 mesi chi è guarito è sicuro di non reinfettarsi. A 6 mesi vediamo un 1-2% di persone che si reinfettano con l'originale, quindi col vaccino che avevano, cioè il virus che hanno già subito. Con le varianti temiamo ancora che questo possa avvenire di più. Lo sappiamo, i coronavirus, anche quelli già conosciuti, non danno un'immunità permanente. Quindi alla luce di queste osservazioni del fatto che la malattia, rispetto ad altre patologie per le quali c'è una memoria per la vita, non lo garantisce, si è detto una dose di vaccino, non due, per questi soggetti, ma proprio per dare questo richiamo, l'ex booster, questa risposta ulteriore e prolungare la copertura naturale, dandogli questa vivacizzazione al sistema immunitario. Fatta la prima dose di AstraZeneca, preso il Covid, devo fare la seconda? Cioè, sfortunata sta persona? No, sfortunato perché può succedere, purtroppo, soprattutto nelle fasi iniziali post vaccinazione non c'è una copertura totale, come dicevamo. Per ora si dice aspettare, eventualmente valutare poi la guarigione, almeno 3 mesi dopo la guarigione completa. Quindi per ora sospesa la seconda dose, di non andare a farla. Ok, cosa volevi dire, Alan? No, devo fare una domanda. Falla. Devo lavorare su questo tema da qua in avanti, professore, sì. Ne approfitto. Se lei fosse il proprietario di una compagnia aerea, preferirebbe avere un volo con passeggeri vaccinati o tamponati? Vaccinati o tamponati? Bella questa cosa. Sicuramente vaccinati. Il tampone, lo sappiamo, è un valore istantaneo, una Polaroid scattata in quel momento, e un soggetto in questo istante negativo, fra mezz'ora, un'ora, un giorno, può essere positivo, perché ovviamente c'è una dilazione di tempo. Tra l'infezione e la positivizzazione del tampone passano anche 72 ore o anche di più, perché sappiamo il tempo di incubazione è lungo. Quindi il tampone è un passaggio di garanzia contingente, però insomma, vaccinati o guariti è sicuramente sarebbe la soluzione migliore. Importante quello che mi ha detto, perché io poi nei prossimi giorni lavorerò anche sulla base di quello che mi ha detto il professore adesso.
Certo. Perché stiamo lavorando sulle tratte, cosa non assolutamente facile. C'è il tema, per esempio, per i voli COVID free della Federazione Russa. Ci sono diverse tematiche. Il 15 maggio dovrebbe finire la quarantena, se non erro, a livello comunitario. Correggetemi se sbaglio. Però tutti gli altri, quindi insomma, c'è un tema abbastanza difficile. Quindi la questione legata sulle tratte aeree, sulla provenienza più o meno dei passeggeri, dipende certo. La capacità attrattiva del nostro paese. Quante settimane devono passare tra la prima e la seconda dose, sia per Pfizer sia per AstraZeneca? Lì ogni giorno, scusi, cambiate idea, perché prima era 21 giorni, poi qualcuno ha detto 42, AstraZeneca prima erano 3 mesi, adesso sono 10 settimane. Quali sono le nuove regole? Si è detto che per dare una maggiore copertura a un spettro maggiore di persone si può allungare, come già si sapeva anche per altre vaccinazioni, i vaccini Pfizer e Moderna a 42 giorni e comunque a 12 settimane il vaccino AstraZeneca, quindi ampliando, diciamo così, il tempo fra le due dosi. Non è che si deve. Permettendo di mettere. È un'opportunità, è una possibilità in funzione della disponibilità di dosi. Della disponibilità di dosi. Se ci si deve spostare per lavoro tra le regioni in Europa, è necessario il Green Pass oppure no? E in questo caso, già in questo momento, è possibile farlo, quindi si tratta però di documentare gli elementi e rimangono poi tempistiche limitate di permanenza. Anche qui spesso in alcuni casi anche quarantene, quindi sarà necessario una sistematizzazione, appunto un meccanismo di omogeneità almeno a livello dell'Europa rispetto alla criteriologia per poter, come dire, fare questi spostamenti con maggior serenità e come sperabile che possa esserci nel prossimo futuro. Però gli spostamenti in aereo, io mi rendo conto che poi te lo chiedono Green Pass, ma chi si sposta in macchina? Cioè non è che come fai a essere sicuro che te lo chiedono? Non so, sto pensando a me, se io vado all'estero con la macchina, ci immaginiamo che alle dogane mi dicono prego, mi faccia vedere il Green Pass. A parte che le dogane a livello non ci sono neanche più le dogane. C'è la dogana nel senso quando tu passi da uno stato all'altro che c'è il cartello. Cioè come bisognerà mettersi d'accordo anche quello, no, a livello europeo. Assolutamente sì. Perché al momento la norma non c'è. E poi dicono, ma pensate davvero che chi va in vacanza e arriva in albergo gli chiederanno il Green Pass e magari mandano via il cliente? Non lo chiederà nessuno. Cosa dici, Corrado? Pure io temo che... Che alla fine gli alberghi, pur di tenersi il cliente, non chiederanno niente. C'è alberghi in mezzo paese ancora chiusi. Tu cosa dici? Bisognerà Pasqua, educare a chiedere il Green Pass. Di solito quella è una questione Pasqua, di educazione, no? Stagioni, anche cosa dici stagionali, tu? Quest'anno sono tutti chiusi. Cosa dici, prof? Ma io credo che ci sarà una necessità di controlli, questo sicuramente è un fatto statistico, no? Quello di riuscire a ottenere un risultato nella maggioranza dei casi, nella maggior parte delle possibilità, insomma, e questo lo sappiamo in tutti gli interventi anche sul lockdown, sulla mitigazione, sono dati che sappiamo in percentuale non sono, diciamo, rispettati da tutti, però la tendenza è quella di riuscire ad arrivare anche a una responsabilizzazione di ognuno di noi. Va bene, ti faccio le ultime domande. È arrivato veramente? Posso fare la seconda dose di AstraZeneca in Sicilia avendo fatto la prima in Lombardia? Era quello che si era detto. Ci si sta lavorando, speriamo che sia possibile. Va bene, soffro di ipertensione resistente ai farmaci o il fibrinogeno alto. Temo AstraZeneca. No, assolutamente. Purtroppo è comprensibile questo dubbio, non ci sono problematiche. AstraZeneca è vero, può dare qualche caso in più, ma per esempio Pfizer dà dei problemi a livello cardiaco, quindi ci sono degli eventi avversi, ma irrisori. In questo momento è fondamentale vaccinarsi e non ci sono problemi sulla tipologia di vaccino prospettato. Quindi Pfizer dà problemi cardiaci? Questo io non lo sapevo. Rari casi di miocardite, sì. Ma tu pensa, ultima domanda, qua ne stanno arrivando a bizzeffe, ma io non posso tenerlo tutta la sera, ha senso verificare gli anticorpi per capire se si è guariti da asintomatico prima di decidere per la seconda dose?
La seconda la dose si può fare assolutamente. Senza, il dato della sierologia serve un po' per informazione, per un proprio, diciamo, interesse, ma non è fondamentale. Anche ancora oggi non c'è un rapporto sulla quantità e la capacità protettiva, quindi è un dato semi-quantitativo quello che abbiamo dal punto di vista del sierologico. Chi soffre di allergie forti, alimenti e inalanti, che vaccino deve fare? Ma assolutamente, ci vuole veramente l'allergia, non è l'allergia un po' per arrossamento, uno shock anafilattico pesante, e in ogni caso il vaccino può essere comunque fatto in un ambiente protetto con un'osservazione più lunga dei normali e canonici 15 minuti. Posso fare il vaccino se ho ancora gli anticorpi? Quindi vuol dire che è guarito, sì, questo? Assolutamente. Sì, assolutamente. Nessuno mi risponde. Nella mia famiglia abbiamo tutti problemi con allergia ai farmaci. Come dobbiamo comportarci rispetto ai vaccini? È quello che dicevi prima, no? Assolutamente. Dirlo al medico, potrebbe esserci sostanzialmente al medico vaccinatore un tempo di attesa di 30 minuti o al massimo di un'ora, proprio giusto perché quelle forme di allergia, che devono essere però massive, non è quello di avere avuto piccoli eventi, solo Steven Jones, cioè le forme veramente più pesanti di allergia controindicano assolutamente la vaccinazione. Per il resto davvero ambiente protetto, tutto. Le ultime due: ci sono problemi avendo la talassemia minor? Non so cosa sia. No, assolutamente. È una forma di alterazione dei globuli rossi che non hanno quella conformazione legata a che porta a diversi problemi di ossigenazione del sangue e quant'altro, ma nessun rischio per la vaccinazione. Ho la psoriasi, posso fare il vaccino? Sì, giusto. Farlo. Ok, l'ultima suggerita anche da Alan Rizzi, detto questa è l'ultima: quanto dura la copertura? Su questo ci sono ancora dei dubbi, perché abbiamo un dato che ci dice a 6 mesi la copertura è ancora buona, stimiamo in 9-12 mesi, e quindi nella necessità forse nel futuro di fare delle dosi di richiamo, ma in questo momento sereni e tranquilli, almeno un annetto di copertura per tutti i vaccinati è garantito. Un annetto, ecco, questa è la risposta delle risposte, tu mi stai dicendo almeno un annetto, quindi fino alla primavera prossima dovremmo star tranquilli. Direi. Attenzione. Ci sono alcuni che sono partiti il 27 di dicembre a fare il vaccino. E quindi a dicembre tra cui lui. Tra cui il professore. Io. Esatto. Va bene, ok, grazie, l'abbiamo tenuto più del previsto, però una volta che c'è qua le domande fatemele la prossima volta, perché dobbiamo salutarlo. Grazie professor Pregliasco, ancora buona al lavoro. Grazie. Buona serata. Allora, pubblicità. E poi parliamo dei centri commerciali, perché voi sapete che i centri commerciali sono chiusi il sabato e la domenica ancora, qua parliamo di riaperture e loro devono star chiusi. Io voglio parlare anche di questa cosa qua del PD e la regione. Va bene, parliamo di tutto. No, per forza. Pubblicità. Ma c'è qualcuno del PD? Dai retta, Davide. Quando la truffa si fa viva, tu fregala. Denuncia immediatamente al 112. Condividere la tua storia ti aiuta a superare l'accaduto e a ritrovare la serenità. Scopri di più sul sito regione.lombardia.it. Da Motostar le novità Honda 2021 e le offerte sui modelli 2020. A te Simone! È l'ultimo esemplare disponibile dello scooter 125 più versatile e completo del mercato. Il Forza 125 modello 2020, omologato Euro 4, all'incredibile prezzo di 4.690 euro franco concessionario, solo da Motostar. Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito d'imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Agrate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Benvenuti al gruppo Fassina, un assortimento unico e una disponibilità incredibile di veicoli che vi permetterà di scegliere la vostra nuova vettura tra decine di modelli, colorazioni e motorizzazioni, tutti esposti in un unico, grande e moderno salone. Per la tua nuova auto fai la scelta giusta, scegli Fassina. Mm.
Non perdere l'appuntamento con Metropolis. Tutti i giorni temi di attualità discussi dai nostri ospiti e poi, nella seconda parte, gli esperti al tuo servizio. Il lunedì prepara le tue domande all'esperto di pensioni. Il martedì tocca all'amministratore di condominio. Il mercoledì daremo spazio al rappresentante dei consumatori. Il giovedì verranno in studio i nostri amici veterinari. E il venerdì il medico, pronto a rispondere ai tuoi quesiti. Tutti i giorni con Metropolis. Allora, rieccoci in diretta. Adesso do il benvenuto, è la prima volta che viene a trovarci, a Davide Lardera, che è amministratore delegato di Scalo Milano, che è uno dei centri commerciali più nuovi che è alle porte di Milano e dove ci sono un cosiddetto outlet, una serie di negozi, che ha questa sfortuna di dover stare chiuso insieme a tutti gli altri commerciali il sabato e la domenica. Da ormai da quanti mesi? Da quando c'è il primo lockdown? No? Quindi da settembre, giusto? Da novembre. Lardera, da quando è che vi hanno chiuso il sabato e la domenica? Praticamente da fine ottobre. Buonasera a tutti, grazie. Praticamente da fine ottobre che siamo chiusi, novembre quasi tutto il mese, poi festivi e prefestivi, sabati e domeniche, sempre chiusi. Ecco, domani c'è questa protesta simbolica, no, in qualche modo, che viene fatta, sì, perché è vero che si parla di riaperture di ristoranti, si parla di cinema e teatro, ma in effetti di centri commerciali si parla sempre un po' meno. Però voi ci avete un problema grosso al fatto che dovete star chiusi il sabato e la domenica. Ma sì, fondamentalmente chiuderci il sabato e la domenica vuol dire farci perdere il 50% del fatturato, quindi è sì un problema molto, molto annoso. D'altronde facciamo questa protesta molto civile, in quanto fino ad oggi abbiamo cercato di dialogare con le istituzioni, le associazioni di categoria hanno cercato di dialogare senza urlare. È evidente che non ci ha ascoltato nessuno e trovo abbastanza peculiare che un comparto che vale 140 miliardi di fatturato, 4 punti di PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro non venga ascoltato. Diciamo che lo voglio definire peculiare per essere educato. Ma in cosa consiste la protesta di domani? Come meglio, io ho perso per un attimo. La protesta di domani in cosa consiste? Consiste in un quarto d'ora simbolico di serrata dei negozi, dei centri commerciali di tutta Italia, proprio per far sentire la nostra voce ed è una protesta simbolica, non vuole essere urlare in piazza, non vuole essere ricordare che esistiamo anche noi e che un dialogo va aperto. Perché poi ci sono dei casi davvero quasi assurdi, no? Che ci sono dei negozi che quando sono dentro il centro commerciale il sabato e la domenica devono essere chiusi. Lo stesso negozio, se si trova in un'altra parte della città sganciato dal centro commerciale, può stare aperto. Questa, no, è l'assurdità. Mentre nel centro commerciale il supermercato può stare aperto, no? Gli alimentari possono stare aperti. Quindi queste cose qua sono anche abbastanza bizzarre, no? Perché non creano un'omogeneità. No, sono abbastanza bizzarre quelle che ha detto, ma c'è un altro tema. All'interno dei centri commerciali esiste il comparto outlet e tutti gli outlet sono all'aperto, quindi riproducono un centro cittadino. Che differenza c'è tra camminare in Corso Buenos Aires e camminare a Scalo Milano? Nessuna, con la differenza che Scalo Milano è molto più controllato, io investo molti più soldi nel controllo e nella sanificazione di quanto possa fare uno qualsiasi comune, non perché non voglia farlo, ma perché non può farlo. Allora io sì, sono stata, è casuale, no mi scusi, è casuale che c'è stato questa interlocuzione questa sera, io sono stata a Scalo Milano martedì ed è vero che loro appena entri c'ha il termoscanner, quindi primo controllo. Poi fuori dai negozi, in tutti i negozi c'è il gel, c'è l'ingresso contingentato, ci sono le file delle persone fuori nei negozi più gettonati, e cosa che magari è vero, in Corso Buenos Aires non c'è. E la ressa io non l'ho vista, cioè è vero ed è tutto all'aperto. È come se venissero utilizzati due criteri diversi, perché è come se noi in Corso Buenos Aires fosse un grosso centro commerciale, no? In qualche modo, un centro commerciale sviluppato per lungo, ma è un centro commerciale Corso Buenos Aires, che però il sabato e la domenica può stare aperto. Rizzi, perché scuotevi la testa?
Non lo so, perché molto probabilmente ci saranno delle differenze oggettive, ripeto, non è che chi apprende, io sono per i protocolli, sì. Io sono assolutamente per i protocolli, sono sicuro che questo comparto abbia presentato più e più volte dei protocolli di garanzia che determina e certificano la sicurezza e che quindi il lavoro è stato fatto, quindi da questo punto di vista sono d'accordo nel dire che molto probabilmente è anche la direzione più opportuna da prendere, ma in tutti i settori, in qualsiasi settore sia la determinazione di un protocollo. Molto probabilmente questo protocollo da chi poi dovrà decidere, chi ha deciso e chi deciderà in futuro non è ancora stato preso in considerazione o comunque non dà le garanzie opportune. Ecco, io non penso che questo comparto con quei numeri 4% del PIL e tutto quello che è stato detto prima non abbia mai presentato un protocollo, ci mancherebbe altro. No, voi l'avete presentato, no? Più di una volta. Io ho un protocollo più stringente delle... Il mio protocollo che mi sono dato è più stringente di quello che prevede il governo. Io non ho l'obbligo di misurare, nessuno ha l'obbligo di misurare la febbre all'ingresso. Io lo faccio. Quindi è molto più stringente il mio. Io ho un protocollo con i carabinieri e con le forze dell'ordine per cui oltre un certo limite, siccome io posso controllare quanta gente c'è nel centro con uno scarto di un quarto d'ora, io chiudo le sbarre e non faccio arrivare nessuno. Ecco, io questo ho visto... è un protocollo molto più stringente. No, chi no, può fare vero. Un centro cittadino? No, cioè, ci sono i supermercati dove ho visto con i miei occhi, supermercati dove la gente entra senza nessun tipo di controllo, no? Poi, e dopo o magari ne fanno entrare a fiotte e poi sono dentro e sono ammassati e il supermercato è al chiuso, il supermercato essendo alimentare non ha nessun genere però, di restrizione, quindi lui c'ha ragione in quello. Sì, però c'ha ragione assolutamente, ma perché sta guardando però un caso di specie. Che è il suo, che è quello di Scalo Milano. E pochissimi altri centri commerciali in Italia hanno il modello del villaggio, saranno quanti? 10 forse in tutta Italia, forse non si arriva. No, pensiamo ad esempio al Portello Milano, è aperto. Ecco, ma pensiamo ai centri commerciali tradizionali, pensiamo all'Ipercop al centro di Milano con due piani negozi, sì. Allora è evidente che quel luogo lì, così come tutti i luoghi al chiuso, noi non possiamo mangiare dentro, è un luogo dove potenzialmente se c'è un infetto si possono creare dei danni. Beh, ma allora distinguiamo allora, all'aperto allo scoperto. Io credo, sì. Ma allora, no, ma è corretto, io credo. Aspetti, Lardera, arrivo da lei, faccia finire. No, ma io credo, scusate, arrivo solo subito. Una considerazione. Io credo che il ragionamento del governo sul centro commerciale non sia su quegli 8-9 di quella tipologia che meritano come Corso Buenos Aires di stare aperti, ma sia sul centro commerciale tradizionale. Credo come metropoli a Novate Milanese, esatto, che è chiuso. Sì, e lì è un problema. E allora le faccio un esempio, però. I department store in centro a Milano, 20.000 metri quadri chiusi, aperti, e il centro commerciale è chiuso. Come mai? Sì, sì, no, ma infatti ma anche quello andrebbe chiuso, anche quello andrebbe chiuso, è chiaro. Sono 20.000 metri quadri di una super grande struttura di vendita, tutta al chiuso, come un centro commerciale, loro sono aperti i weekend e i centri commerciali al chiuso no. Se mi spiegate qual è la ragione? No, ma non ha senso. Cioè la Rinascente, il sabato e la domenica è aperta, quindi ci si può fiondare. Ah, è vero che ti misurano la febbre la Rinascente, perché anche io martedì ho visto tutto, sono andata anche lì. Perché così non ha senso, capite? Ah. Perché ha senso dire una grossa struttura di vendita al chiuso rimane nel weekend dove tutti vanno dentro aperta, ma non ha senso dirlo per una struttura all'aperto. Ha senso fare i protocolli. Allora voi che siete al governo avreste dovuto distinguere. Sì, però ma forse bisognava distinguere. Devono saper guardare tutte le peculiarità, perché quando si fanno i protocolli si danno le idee e poi si generalizza troppo, succedono questi disastri. Ad esempio, non sapevo che la Rinascente fosse aperta. Io non ci avevo mai pensato. Io non so che tipologia sia la Rinascente. La Rinascente non è un centro commerciale. È una struttura di vendita. È una grande struttura. L'unica differenza è che la Rinascente ha una licenza che si chiama grande struttura di vendita, punto. Sì. Quella dei centri commerciali è grande struttura di vendita / centro commerciale. Non cambia niente, sono due strutture da 20.000 metri quadri. La Rinascente sono 20.000 metri quadri al coperto, chiusa, completamente chiusa con gli impianti, dove, se vuole vi mando le foto di sabato dove ci sono stato, non c'è un minimo di distanziamento. Sì, misurano la febbre all'inizio e poi sei all'interno ammassato uno sopra l'altro. Non è una considerazione. Io ha chiamato i carabinieri. Aspetta, ha chiamato questo i carabinieri. Questo è un dato di fatto. Sì, e non sono venuti. Ah!
Cioè lei ha avvisato i carabinieri che c'era assembramento e non sono venuti. A dicembre, l'8 di dicembre, Sant'Ambrogio, ho chiamato i carabinieri e non sono venuti. Quello io alzo le braccia perché... Però il centro commerciale deve stare chiuso. No, vabbè, ma... No, ma lei ha tutta la mia comprensione, nel senso che non c'è un'equiparazione. C'è una valutazione oggettiva, c'è una valutazione burocratica. Burocratica, sì. Sì, servirebbe una distinzione. C'è una valutazione per categorie astratte che poi non corrispondono alle peculiarità. Buonasera, gli empori... nel mio negozio non si misura la febbre, ma il gel per le mani... sta all'interno del negozio, così obblighiamo tutti a igienizzare le mani. E va bene, ma quello ce l'hanno anche loro. E poi qua mi dice, gli empori cinesi fanno quello che vogliono. C'è anche quell'aspetto lì, che gli empori cinesi, non lo so, i controlli se ci sono, ci sono, no? I mall si chiamano, quelli cinesi tipo in Chinatown. Sì, ce n'è uno in Palo Sarpi, non so se... Però non so se il sabato e la domenica sarà aperto anche quello, no? L'Ardera, non so se lei lo sa. Quelli cinesi saranno... Sono aperti, non possono vendere tutte le merceologie, però sono aperti. Però ci sono altri esempi di grandi negozi aperti, tutti completamente al chiuso. Ripeto, il famoso mobili svedesi, che sono 10.000 metri quadri a negozio, sono tutti aperti. Si può andare, si può girare, ci si può ammassare e va bene così. Perché quello non è un centro commerciale, quello risulta grande struttura di vendita, giusto? Come la Rinascente. Certo, è una grande struttura di vendita, quindi loro possono stare aperti. Ed è al chiuso. Poi qua mi fanno l'esempio, la ricicleria in Bovisa questa mattina un'ora di coda perché si può entrare solo due alla volta, mentre al supermercato entrano tutti insieme. Sì, ci sono questi casi... Di ingiustizie, possiamo dire così, che forse sono figlie di un protocollo troppo rigido che non tiene conto delle differenze. Ormai stiamo andando verso le riaperture, quindi voi che notizie avete di riaperture nel fine settimana vostre? Ma io penso che da domani, in questi giorni, si sta aprendo un dialogo e auspico che ci si arrivi a un dunque nel farci riaprire in totale sicurezza con tutti i protocolli necessari. Io me li sono dati da solo, ma come me e tanti altri proprietari di centri commerciali o outlet. Io spero che ci sia una ragionevolezza, il piano vaccinale sta funzionando, quindi ci sono dei dati positivi, i numeri migliorano, quindi spero che ci lascino riaprire in totale sicurezza. Cosa che possiamo fare, anche perché noi possiamo controllare con dei sistemi software la presenza di quante persone ci sono e limitarne per metro quadro, ma sono tutte proposte che sono state fatte. Ripeto, non si capisce come un comparto così sia stato penalizzato. Oltretutto mi permetto di dire che si penalizzano le piccole e medie imprese italiane e il lavoro femminile, questo vorrei sottolinearlo, perché i grandi proprietari di centri commerciali, e parlo dei colossi, non io che sono di proprietà di una famiglia lombarda, ma i grandi colossi non li penalizzate le piccole e medie imprese, perché il 70% dei negozi dentro i centri commerciali è fatto di piccole e medie imprese familiari e il 70% dei lavoratori sono commesse e sono donne, e quindi più posti di lavoro si perderanno, più donne perderanno il posto di lavoro. Sì, c'è anche questo problema di genere. Sono numeri, non sono io, sono i numeri, certo. I numeri sono incontrovertibili. Comunque, come apriranno i ristoranti al chiuso, no? Mi sembra di capire che da giugno si va verso quello, sicuramente penso che passerà uno o due fine settimana e vi aprono sicuramente, quindi vi auguro che lo facciano possibile. Tra il 22 e il 29 di maggio abbiamo così una buona sensazione che si ragioni su una riapertura, ecco. Sì. Anche perché, ripeto, è stato un grosso sacrificio tenere aperti i centri commerciali. Noi, per esempio, io personalmente ristori neanche un centesimo, ma ho dovuto negoziare con tutte le mie controparti per trovare un equilibrio finanziario e far sì di non avere metà dell'outlet chiuso perché i negozi non potevano sostentarsi. Quindi l'abbiamo fatto di nostra iniziativa, da soli, con le nostre forze, non ottenendo un centesimo di ristoro dallo Stato.
Va bene, senti, io posso solo dire ai telespettatori di andare a fare un giro a Scalo Milano, perché questo è l'invito che posso fare. Non sto dicendo di comprare, andate a fare un giro e poi dopo... Venite a vedere. Esatto, no, ma il fatto insomma, dei protocolli di sicurezza, ripeto, io sono stata martedì e non ho nessun interesse a dirlo, però era veramente tutto, anzi... fin troppo, cioè controllatissimo, quindi quando vedi anzi la coda fuori dai negozi a volte dici ma beh allora non ci vado perché non ho voglia di fare la coda, però questo dimostra la serietà, quindi io spero che vi aprano, soprattutto voi, no, che siete all'aperto, che vi aprano il prima possibile. Va bene, allora buona serata simbolica domani, vi penseremo. Grazie okay. mille. Buonasera ragazzi. Tutti. Arrivederci, in bocca al lupo. Grazie, buonasera. Covid, lasciamo i vaccini, lasciamo le riaperture, parliamo un po' di Milano, perché oggi Salvini, caro Rizzi, ha rilanciato il nome di Albertini. Ma il... Ne parliamo dopo la pubblicità, però nome, lancio l'argomento. Il nome di Gabriele Albertini non può essere messo in discussione, potrebbe essere un'enorme risorsa per questa ma lui città. Ha detto che non rinunciava, quindi non capisco più. Albertini dice che ci rinuncia. Può che... anche ripensarci. Appunto. L'accettazione di candidatura. Noi non abbiamo idee chiare, ma la centrodestra non è messo benissimo. Pubblicità, poi parliamo del futuro di Milano, a tra poco. Noi abbiamo confusione. Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito d'imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Agrate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Vamag, tecniche di collaudo, presenta One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di 2 minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality Made in Italy. Ducati Milano, gli specialisti delle due ruote. Da oltre 20 anni siamo concessionari esclusivi per la città di Milano e provincia. Da noi troverai un salone di moto nuove con tutta la gamma in esposizione, un vasto salone di moto usate, un reparto abbigliamento e di accessori ed un'officina tecnica specializzata. E poi tanta, tanta passione. Ti aspettiamo! Viviamo in un mondo dove ognuno vuole far sentire la propria voce. C'è chi dice di non andare troppo lontano. Chi dice che non si può avere tutto. Ognuno è sicuro di sapere cosa sia meglio. Ma alla fine c'è una sola voce che conta. La tua. Gamma SUV Mercedes-Benz. Scopri anche le versioni full electric e plug-in hybrid. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Milan e Inter protagoniste in campionato, la Juventus non molle, marca stretto. Parlare di queste tre grandissime squadre è diventata un'esigenza. Ecco perché nasce Alta Classifica, una trasmissione dinamica con un parterre di ospiti nazionali, Riccardo Ferri, Stefano Eragno e molti altri volti noti del mondo del pallone, ex allenatori, dirigenti, direttori sportivi, procuratori. E allora vi aspetto, mi raccomando, domani sera dalle 21 alle 23 su Telenova, canale 14, Alta Classifica. Allora, rieccoci, parliamo adesso di Milano. Saluto Stefano Bolognini, commissario per la Lega a Milano. Buonasera Stefano. Buonasera Adriana, buonasera a tutti.
Allora, prima di parlare del candidato sindaco, vi ricordo la nostra iniziativa Telenova Reporter. Voi potete diventare reporter di Telenova facendo delle immagini del vostro quartiere, le cose che non vanno bene, le cose che vanno bene. Ci mandate un video via WhatsApp al 366-213-1894 e lo faremo vedere il venerdì sera quando parliamo appunto dei quartieri, la nostra trasmissione dedicata ai quartieri, dove Stefano Bolognini è venuto più volte e dove verrà ancora a parlare di quartieri milanesi. Ma appunto, parlando di Milano, c'era stata questa candidatura di Albertini, ricandidatura di Albertini da parte di Salvini. Albertini la scorsa settimana, quando è stato, ha detto no, perché sarebbe un sacrificio troppo grosso per la mia famiglia e quindi ho deciso di non candidarmi. Ma oggi sentite cosa ha detto Matteo Salvini. Ma la candidatura di Albertini è tramontata o potrebbe ancora essere... Non so, chiedetelo a lui, perché lo chiede a me. Io l'ho spiccato candidato sindaco, chiedetelo a lui. No, ma perché mi sembra che gli altri partiti che avevano, sembravano freddi, Meloni ha detto noi non avevamo messo veti, quindi a questo punto può ritornare in gioco? Ah, se non c'è nessun veto né su Bertolaso a Roma né su Albertini a Milano, sono la persona più felice del mondo, da milanese di nascita e romano di residenza. Quindi chiederemo a tutti un gesto di amore per queste città, un gesto d'amore per Roma e per Milano e un passo indietro come partiti. Io lo faccio anche domani mattina. Tutto questo, se non ci fossero le condizioni, siamo ovviamente in grado di fare scelte altrettanto importanti e rimango convinto che Bertolaso per Roma e Albertini per Milano siano due grandi risorse. Questa settimana la mia preoccupazione è il diritto al lavoro. È la mia priorità. Lavoro, matrimoni, centri commerciali, bar e ristoranti al chiuso. Far due passi per Milano addirittura alle 11 di sera, ecco, osare. Ok, questo poi è altro. Però allora, Stefano Bolognini, Salvini non parla a caso. Se Albertini l'altro giorno ha detto no, ma oggi Salvini ritira fuori il nome, cos'è cambiato? Non credo che l'abbia detto così perché gli è venuto in mente. È cambiato qualcosa? Cioè ci ha ripensato Albertini? Ci avete ripensato? Cioè cosa sta succedendo? Allora, io credo che giustamente Gabriele Bertini chieda la piena, diciamo, il pieno sostegno da parte di tutta la coalizione, quindi della Lega, di Forza Italia, di quella che a Milano si chiama Milano Popolare, di Cambiamo e anche di Fratelli d'Italia. Se quando ci saranno queste condizioni, io spero a breve, auspico che Gabriele Bertini possa cambiare idea e dare la disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano. Faccio però due riflessioni. La prima, che secondo me deve riscaldare i cuori di tutto il centrodestra, non è scontata, ma è importante, e cioè che i sondaggi hanno dato Gabriele Albertini vincente, il che ci dice con chiarezza che a Milano c'è voglia di cambiamento e il centrodestra può vincere. Questo è il primo dato di fatto. Il secondo, che mi sembra altrettanto importante, è che da Gabriele Albertini a Roberto Rasia, se vogliamo a Maurizio Lupi e poi altri nomi che si sono fatti e che comunque sono disponibili a dare una mano, e poi ai politici di mestiere, dove oltre a me, che non mi metto certamente in prima fascia, ma penso a Matteo Salvini, alla Lega, quindi a Matteo Salvini, a Silvia Sardone, Alessandro Morelli, il Tullio Cellarrizzi, Giulio Gallera, Riccardo Decorato, Maristella Gelmini, Santanché, La Russa. Cioè, a Milano, oltre alla società civile, che è fondamentale e che deve può dare un valore aggiunto proprio a Milano, che è la città da questo punto di vista più aperta, meno condizionata dalla politica, però c'è anche una classe politica importante per qualità e quantità di centrodestra. Quindi l'abbinamento società civile, che interpreta bene i sentimenti e lo spirito di Milano, e politica, permettetemi di dire, di qualità e di spessore, togliete pure me, ma metteteci tutti gli altri, secondo me fa un bel binomio che risulta essere credibile alla città e che è il motivo per cui alcuni sondaggi appunto danno il centrodestra in vantaggio su Sala, che non è scontato, che è una partita da giocare, ma che vuol dire che non è impossibile. Però scusa Stefano, io insisto su questo punto. Tu dici dobbiamo parlarci con Forza Italia, Fratelli d'Italia, no? Quello che dici tu fa pensare che in realtà Albertini abbia detto di no non per motivi familiari, ma perché non si è sentito abbastanza corteggiato, no? Albertini lo conosciamo, no? Forse voleva essere acclamato anche da Forza Italia. Io non ho sentito, guarda, Berlusconi dire sì, voglio Albertini. Fratelli d'Italia aveva delle perplessità.
Quindi tu mi fai pensare quello che già pensavo io, cioè che Albertini non si è sentito corteggiato, ha detto di no per quello, non perché sua moglie non c'ha voglia. Guarda, io faccio due riflessioni, butto la palla di là. La prima, non ho mai sentito Zingaretti o Letta dire a Beppe Sala sei il candidato sindaco di Milano, perché poi grazie a Dio i comuni hanno ancora un po' di autonomia rispetto ai partiti a livello centrale, e poi perché magari la politica vive anche di dinamiche diverse. Penso e sono certo che il cavaliere Berlusconi, che ha visto anche i sondaggi, abbia un gradimento assoluto, come ce l'hanno i vertici di Forza Italia, di Gabriele Albertini, anche per quello che ha fatto. E la seconda riflessione è che oggi il sindaco Sala, che in questi giorni sta cercando di fare tante operazioni di simpatia, non gli riescono tutte, questo è un altro, diciamo, stimolo di riflessione positivo per me, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una immagine del campus della Bocconi, che è un edificio straordinario, non soltanto dal punto di vista architettonico, ma per quello che rappresenta, per la Bocconi, per i ragazzi, per il quartiere, per la città, per l'internazionalizzazione di Milano, della Bocconi, per la capacità di attrarre, per quello che c'è dentro, gli studenti dall'estero. Quello è un progetto importante che è nato nel 2006. E guarda caso, Mario Monti l'anno scorso, quando è stato inaugurato, quindi non Stefano Bolognini, ha voluto ringraziare un anno fa, prima del lockdown, appena prima, quindi in un mondo completamente diverso, il sindaco Albertini, che è stato particolarmente lungimirante, che con 15 anni d'anticipo ha accettato una sfida che prevedeva anche lo spostamento della centrale del latte fuori Milano e la realizzazione dell'università, del campus, che è il più grande d'Europa. Città di Albertini, questo... No, no, ma la mia era una domanda politica. Cioè, la mia era una domanda politica. No, capito, ma il fatto che il sindaco Sala, per dire qualcosa di bello di Milano, vada a prendere qualcosa che ha voluto fare Albertini, mi convince, ammesso che ce ne fosse bisogno, che davvero in questo momento c'è uno stallo della politica in una città che comunque cammina anche da sola con la società civile, e che invece la politica deve in qualche modo accompagnare, saper sostenere, okay, anche con uno sguardo, però, con però, noi quelli ce l'abbiamo, questi no. Aspetta, aspetta, però da una parte tu mi dici che Sala fa vedere la foto di una cosa che aveva pensato Albertini, però io ti rilancio che Albertini, nella sua intervista in cui ha detto ci rinuncio, ha detto vorrei Sala come mio vice sindaco. Quindi c'è un incrocio di stime. È stata una provocazione, secondo me, una mossa politica molto intelligente. A Milano, piaccia o no, c'è una società civile, borghese, moderata, di centro, che non è né di destra ma è di sinistra, ma che è milanese. Concordo. Che è quella che una volta poteva essere anche socialista, e che in due figure come Beppe Sala e Gabriele Albertini si riconosce in entrambe. Poi magari alle politiche voti in modo diverso, però io faccio spesso l'esempio delle torri che ho qua fuori dalla regione e dico le 3.000 persone che lavorano all'Unicredito in una di queste aziende, che vanno belle, precise la mattina in ufficio, molto capaci, alcune sono anche non milanesi ma si sono trasferite a Milano per lavorare, non sono né di destra né di sinistra, ma in un qualche modo vivono il modello Milano, e lì non è Sala e non è Albertini, ma o meglio non è il PD, non è la Lega, non è Forza Italia, ma sono le persone in qualche modo in cui loro si possono anche rispecchiare. Da questo punto di vista Sala e Albertini sono fortemente sovrapponibili l'uno all'altro, e siccome Albertini, non essendo sindaco in questo momento, parte un po' di rincorsa, il fatto di mandare un messaggio non divisivo ma inclusivo a una società civile moderata che oggi si riconosce in Sala, ma facilmente si può riconoscere anche in Albertini, con un progetto credibile, è stata una mossa, cioè, politica molto furba, devo anche dire. Anche perché Sala lavorava con la Moratti, quindi l'aria è quella lì. C'è Alan Rizzi, facciamo intervenire anche Alan Rizzi. Ma io sottoscrivo ogni parola che ha appena detto Stefano. Sì. Evidenzio due cose che poi avete già detto in parte anche voi, una l'hai detta tu adesso, cioè Sala ha fatto il direttore generale sotto la giunta Moratti, quindi è lui che molto probabilmente ha disatteso le sue origini e la sua provenienza, cioè si è prestato. Dall'altra parte tu hai un Partito Democratico, una maggioranza come quella attuale, che si è dovuta nascondere dietro la persona di Beppe Sala per poter rivincere le elezioni. Dall'altra parte, una cosa che ha evidenziato giustamente molto bene Stefano è che per avere visibilità Sala
debba evidenziare quello, cose che hanno fatto altri, perché se tu vai a vedere, io questo l'ho già però detto, fa anche altri post in cui parla di robe sue, non è che è l'unico post, ne fa uno o due al giorno. Cena, io ti offro una cena, l'ho già detto da questi studi, a chi mi dice due cose fatte dall'amministrazione Sala, Allora facciamo così. Due cose. Ferma. Offro una Stefano, cena. Stai con noi ancora due minuti? Stai con noi due minuti, ce la fai? Guarda, se posso dirlo. Alan, no, io da Alan devo insegnare solo come... Devo mandare la pubblicità. Stai con noi due minuti e dopo la pubblicità dici quello che vuoi e così chiediamo a Corrado due cose che ha fatto Sala. Le facciamo dire da Corrado. A tra poco. Siamo arrivati alla telepromozione della primavera. Si ha voglia di rinnovare la casa, ma soprattutto si ha voglia di riposare bene. La parola materasso, a cosa vi fa pensare? Al dormire, al riposo. Materasso uguale salute, materasso uguale stare meglio. E la soluzione è solo una, la Mondo Flex. Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene. Materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro, ci vogliono anni e anni di esperienza. Approfittate delle nostre promozioni, al benessere non si rinuncia. Venite alla Mondo Flex, troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni. Venite alla Mondo Flex perché il miglior risparmio è la qualità. Vi aspetto! Dai retta a Valentina. Quando la truffa si fa viva, tu fregala. Denuncia immediatamente al 112. Condividere la tua storia ti aiuta a superare l'accaduto e a ritrovare la serenità. Scopri di più sul sito regione.lombardia.it. Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito d'imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Agrate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Renault Zoe E-Tech, fino a 395 km di autonomia per andare ovunque la vita ti porti. Renault Zoe E-Tech, tua da 119 euro al mese. Scopri le nostre soluzioni di ricarica integrate in collaborazione con Enel X. Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. L'attesa è finita, nuova Land Rover Defender 90 è arrivata. Sono Luca Fagnani e vi aspetto qui in JB Cars proprio nel cuore di Monza per farvela scoprire. Nuove motorizzazioni 6 cilindri mild hybrid e con Freedom Plus può essere tua con 12.000 euro di anticipo, 36 rate da 370 euro e tra 3 anni la ricompriamo al 59% del valore d'acquisto. Scopri tutte le nostre offerte su jbcars.it. Svegliarsi prima la mattina. Allora, avevi detto, Alan, chiediamo due cose che ha fatto Sala. Offro una cena, chi si ricorda? Corrado, tu sai due cose che... Ma ha cementificato mezza città, ma ecco. Potrei dire decine di cose negative che ha fatto Sala, con tutto il rispetto. Quindi non vi alleate voi insieme? No, guarda, io ero quello che aveva detto, se c'è un progetto nazionale, sebbene abbia fatto ma c'è un progetto nazionale? Ma a me non mi sembra, il progetto nazionale del PD, a me sembra che lo voglia, dove non hai voti, dove non pensa tipo a Napoli. Cioè,
vincere da solo e allora vuole noi. Dove è convinta arrogantemente, a mio avviso, di vincere, di strappare? Come a Milano. E allora lì non ci vuole. Questo non è un progetto. Vedi, un progetto... Io sono il primo che ha fatto la guerra a Beppe Sala. Però io sono... Però su alcune tematiche ambientalistiche, ad esempio, la pensate allo stesso modo? La pensiamo. Poi nei fatti abbiamo una visione molto diversa, perché se noi diciamo ambiente, consumo di suolo zero, lui dice ambiente, 27 torri, poi dal 2040 consumo di suolo zero. Allora, capite che è un approccio completamente diverso. Ma nella sostanza il profilo è un profilo di serietà tra le forze politiche. Perché se c'è la volontà, indipendentemente dalla valutazione del progetto, di svolgere un progetto, allora ci si è da allora tavolino, poi dopo parliamo di voi. Dimmi se Albertini come sfidante ti piacerebbe? Guarda, io l'ho conosciuto, lo dicevo come avversario, prima, non come sfidante, come avversario. Io l'ho conosciuto durante le elezioni del 2016, quando ero candidato sindaco per il Movimento, e devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione, però anche una considerazione di fondo. Il fatto che non ci siano nuove leve nel centrodestra, secondo me per loro è un problema non irrilevante. Ecco, esatto. Stefano, questa mi è una cosa che io ho detto più volte, l'ho detto pubblicamente, lo rivendico, che se voi candidate Albertini qua, Bertolaso a Roma... È il fallimento della vostra classe dirigente giovane, secondo me. No, perché no? Ricandidare uno che perché... è già stato sindaco dieci anni, vent'anni fa. Cioè... Questo potrebbe essere un tema, però guarda, secondo me verrà smentito dai fatti. Poi c'è un'altra riflessione rispetto al fatto che in particolare la Lega avrà una lista che per oltre metà, due terzi, è fatta da gente che si candida per la prima volta, compresi i municipi, quindi gente che non ha mai fatto politica, molti sono giovani, c'è anche un rappresentante, un imprenditore giovane proprio dei locali notturni che ha vissuto il lockdown e purtroppo anche un forte danno per il proprio settore, ma che ha visto in particolare in Regione Lombardia e nella Lega un interlocutore serio e credibile, quantomeno per cercare di trovare le risposte e gli aiuti al settore, quindi da questo e da altri abbiamo davvero tanti giovani. Qualche settimana fa il giornale ha fatto una pagina intera. Beh, vabbè, però, ma i giovani, scusate. Certo, ci mancherebbe che non avete giovani. Allora, i giovani. I giovani sì, i giovani no, noi ce li abbiamo. Magari non fa il candidato sindaco. Guarda. Posso dire, avere uno che ha già fatto il sindaco. Perdonami Stefano, una scelta, perdonami Stefano, una scelta giovane, ti faccio un nome tra i tanti che potrei fare nelle vostre fila, sarebbe candidare una come la Sardone, non uno come Albertini, con tutto il rispetto per Albertini. No. Orasia. Capite l'approccio diverso di Orasia. A uno come Rasia. Orasia. Guarda, Rasia sicuramente di più, però Milano è la città che guarda e che vive di più senza la politica, dove la società civile nelle forme più diverse riesce a dare e a vivere la città in maniera straordinaria anche senza la politica. Io l'altro giorno sono stato dal rettore della Bicocca per fare un incontro di due ore, tanto straordinario. L'università Bicocca è meravigliosa come lo sono tutte le università di Milano, cioè è l'università che ha chiesto al comune di depavimentare via dell'innovazione e tutta una serie di ambiti dove mettere il verde, mettere l'erba, mettere delle piante, eccetera. Questo per dirti che a Milano ci sono delle spinte che arrivano dalla società civile, che la politica deve sapere accompagnare, ma che a differenza Stefano, di altre città... Ok, chiaro. Ecco, scusami, perché poi devo passare al PD. Ma Albertini, secondo te, è espressione della società civile? Uno che è stato sindaco e che quindi è stato intersecato allora, con la politica per 10 anni? In quel ruolo sì, perché ha saputo da sindaco davvero interfacciarsi dalla Bocconi a tantissime altre realtà che lo hanno veramente portato a essere identificato come credibile, non solo dalla politica ma anche all'esterno. E d'altro canto, se in una settimana di esposizione, peraltro diciamo non perfettamente lineare, i sondaggi lo danno davanti, al di là di confermare uno stato di salute del centrodestra, vuol dire che comunque la figura proprio di Albertini è credibile, perché sa dare alla politica, diciamo di professione, a quelli che oggi già hanno un ruolo, un valore aggiunto anche proprio di dialogo, di capacità, di comprensione e di confronto con la società civile, che nessuno che fa politica a tempo pieno come Silvia Sardone... Questo ho capito, devo fermarti. Scusami, Alan, vuoi dire l'ultima cosa oppure devo salutare? No, mentre stavate parlando riflettevo sulla enorme crisi, profonda crisi in cui verte il Partito Democratico a Milano. Adesso ne parliamo. Che non esprime, prima fammi salutare lui. Sindaco da una vita. Aspetta, allora diciamo alla Roggiani. Diglielo alla Roggiani. No, però... cioè, ma non a Bolognini. No, perché tu chiedi a Stefano perché non abbiamo questa capacità di rinnovamento all'interno del centrodestra. Sì. Ma non è così, non è così. Beh, cioè, tu prendi un Bertolaso a Roma storicamente, forse la Moratti ha detto che l'avete chiesto pure a lei.
Ma, cioè, ma io una, giuro, un'altra che ha già per fatto quanto sindaco. Mi riguarda, visto che so. posso l'analisi più profonda nella crisi in cui è il Partito Democratico, ma non c'è, adesso non ne parliamo dopo, nulla, ma andiamo alla pubblicità, poi parliamo della crisi del Partito, cioè, non Democratico, non riesce ad esprimere niente. Almeno Stefano, quando fate il vostro incontro centrodestra per decidere qualcosa? Allora, mercoledì ce n'è uno a livello nazionale per cercare di iniziare a chiudere alcune partite diciamo meno importanti dei capoluoghi di regione, e poi io spero a breve che ci possa essere anche un tavolo, comunque un momento di confronto che permetta di risolvere le questioni a Milano come a Roma. Però guarda, okay, quando hai Albertini e Bertolaso è come dire, ho la Ferrari in garage e vedo se usare la bicicletta. Se hai la Ferrari, usa la Ferrari. Sicuramente anche Rasia è uno straordinario candidato. Vecchia Mercedes, comunque. Ma vecchia, ma modelli quelli. A me sembra una Mercedes di qualche anno fa, non mi sembra una Ferrari così, però magari è una mia impressione. Vediamo. Ma guarda che se la dai in mano ad Alan, anche con una Mercedes datata, visto che lui avrà un grande ruolo in campagna elettorale, puoi fare delle serate dei fine settimana che le ricordi per tutta la vita. Va bene, ok. Grazie Stefano. Quello. Devo salutare che dobbiamo chiamarla Silvia Roggiani, dobbiamo passare al PD. Ciao Stefano, ciao, a presto, ciao. Buon lavoro, ti aspettiamo anche per i quartieri. Ciao, ciao. Ciao, allora adesso tutta questa tua voglia di credine verso il PD glielo dici a Silvia Roggiani che ci colleghiamo vero, dopo. Glielo dice a lei, non a me. Sale del PD, hai scritto pubblicità, in poi parliamo Isabia del centro-sinistra del Movimento PD. 5 Stelle, ne hanno neanche mezzo da candidare. Nonna, io te insieme facciamo delle pizze fantastiche e buonissime e ti voglio un sacco di bene. Quindi ti dico che se qualche cattivo ti imbroglia, non devi vergognarti, può capitare a tutti. Diciamolo a mamma e papà e chiamiamo il 112. Non è vero che non serve a nulla. Dai retta, Davide. Quando la truffa si fa viva, tu fregala. Denuncia immediatamente al 112. Condividere la tua storia ti aiuta a superare l'accaduto e a ritrovare la serenità. Scopri di più sul sito regione.lombardia.it. Alta i ladri. È arrivato Eco 3 Top. Quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari, Eco 3 Top, il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro, inattaccabile, elegante, confortevole, certificato in classe 3, anti-effrazione. Eco 3 Top è sicuro, con una costruzione geniale e rivoluzionaria, con ampi spazi fra le ante e il telaio, dove è praticamente impossibile ogni tipo di effrazione con leve o piede di porco, con serratura a doppio pistone, avente corsa 35 mm e 18 mm di diametro antitaglio, con cerniera a scomparsa completamente incassata nell'anta e nel telaio perimetrale, con snodo brevettato incassato nel telaio per una maggiore sicurezza ed eleganza, ineguagliabile. Eco 3 Top è inattaccabile e unico. Dotato anche di un rivoluzionario impianto d'allarme, eviterà ogni tipo di effrazione da taglio o sfondamento, segnalando ogni tentativo di scasso e anche l'eventuale mancata chiusura della serratura. Una doppia sicurezza, cancelletto e impianto d'allarme insieme. Due mezzi di difesa estremamente affidabili, in un unico sistema di sicurezza, al prezzo di uno. Perché spendere il doppio? Eco 3 Top è elegante, realizzato con un design semplice e piacevole, non ostacola eccessivamente il passaggio di luce. Oltre alla massima sicurezza e resistenza, dona anche eleganza alla vostra casa. Eco 3 Top è confortevole. Grazie alla zanzariera integrata in uno spazio ridotto di soli 70 mm, aumenterà il comfort della vostra casa, difendendovi anche da insetti e zanzare. Eco 3 Top è economico, ad un prezzo sbalorditivo. Con un prezzo estremamente conveniente, vi permetterà di proteggere la vostra casa con la massima sicurezza ad un prezzo accessibile, pari a quello di un comune cancelletto privo di certificazione e garanzia. Perché Eco 3 Top è molto più di un semplice cancelletto. La sua tecnologia d'avanguardia, unita ad uno straordinario impianto d'allarme di ultima generazione, sono un sistema di difesa estremamente affidabile. Una doppia sicurezza al prezzo di una. Perché spendere il doppio? Con Eco 3 Top, la sicurezza per la vostra casa
non è più un lusso. Contattateci per informazioni, per un preventivo gratuito o venite a trovarci nei nostri showroom, dove vi renderete conto che con Ferrinox la sicurezza è di casa. Con Eco 3 Top, doppiamente sicuri, doppiamente soddisfatti. Eccolo qua, il ricandidato sindaco. Silvia Roggiani, benvenuta, segretario metropolitano del Partito Democratico. Rieccoti qua. Grazie. Segretaria, oggi tengo la declinazione femminile. Ah, sì, è vero. Sì, io sono un po' contraria a queste, però faremo una trasmissione io e te una volta. Allora, mi invitate? Sì, vengo. Va bene, sulla terminologia del femminile. Ho già discusso con la De Marchi a lungo su questa cosa. Allora, Alan Rizzi diceva che il Partito Democratico non è in grado di produrre, perché io ho accusato il centrodestra, visto che continua a riprodurre nomi vecchi, no, come Bertolaso e Albertini, di non saper produrre nomi nuovi. E Alan Rizzi l'ha invece rivoltato su di voi, no? Cos'è che hai detto? Il Partito Democratico non esprime un candidato sindaco da 30 anni probabilmente, non so l'ultimo che si può ricondurre a quella provenienza politica. Beh, Gori in regione. Ma non lo so, ma forse l'ultima candidatura è stata quella di Gori in regione. Non è andata per bene. Idea. Cosa rispondi, Roggiani? Che ha partecipato alle primarie, se non erro, l'architetto, come si chiama? Boeri ha straperso contro Sala. Isapia. No, prima. Isapia, quindi. Silvia, cioè, cosa dici? Se vogliamo parlare di classe dirigente, il Partito Democratico non è. Non avete classe dirigente neanche voi. Ha risposto a me, a Rizzi, rilanciando su di voi. Ma è la verità. Dai, faccia sentire lei. Roggiani, di fare un monologo così giusto per chiarire. Vai. No, prego. No, grazie per questa gentile concessione. Mi fa molto sorridere che Rizzi usi questa tattica, che però di fronte all'evidenza davvero incredibile risulta anche un po' stucchevole, nel senso che il Partito Democratico ha partecipato, a parte che noi siamo un partito di iscritti ed elettori che proprio ontologicamente anche nello statuto e nelle nostre liste valorizza anche le persone non iscritte al Partito Democratico, quindi il nostro obiettivo non è per forza avere una persona iscritta che poi si candida a sindaco, ma far parte di una squadra, e nella squadra oggi di governo della città metropolitana, della città di Milano, non solo abbiamo la vice sindaca ma abbiamo degli assessori che hanno qualificato ovviamente tutta l'attività politica di questi ultimi 5 anni. Segnalo a Rizzi che anche alle ultime primarie aveva partecipato un iscritto al Partito Democratico, anzi ben due, cioè la Balzani e Maiorino insieme a Sala, ma molta parte del Partito Democratico aveva comunque sostenuto Sala, perché il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire a vincere Milano, e era stato allora e lo è ancora oggi, e non per forza portare avanti la bandiera di un'iscritta o di un iscritto. Questo è il Partito Democratico. Ma mi fa veramente sorridere che a dirlo siate voi, che prima ci avevate raccontato che c'era la fila che voleva candidarsi a Milano, la fila della società civile di persone che volevano candidarsi, dopodiché ne avete trovato uno che si voleva candidare a tutti i costi, Razia, poverino, cioè veramente, non so, ditegli qualcosa, perché è lì che aspetta di sapere qual è il suo destino. Albertini l'avete pregato e alla fine vi ha detto di no. Cioè, non so, si è fatta una certa. So. Silvia, però oggi Salvini l'ha un po' rilanciato Albertini, no? Quindi secondo me sta bollendo qualcosa in pentola, perché non credo che Salvini l'abbia buttata lì a caso, no? Dicendo, ritirando fuori il nome di Albertini, quindi non credo che sia chiusa la partita Albertini. A voi farebbe paura se si candidasse Albertini? Ma cioè, no, nel senso che la paura per il Partito Democratico, per la squadra della Giunta, oggi il tema non è la competizione con il centrodestra, ma riuscire ascoltare sempre di più quali sono i bisogni delle cittadine e dei cittadini milanesi, che purtroppo sono stati colpiti, come del resto tutto il resto del mondo, dal Covid, e che quindi hanno bisogno di risposte nuove, perché siamo stati abituati a una Milano che correva, che scalava le classifiche internazionali, che attirava investimenti, persone, lavoro, capitali, la città delle opportunità per tutti. Oggi Milano si è dovuta fermare, come appunto del resto tutto il resto del mondo, quindi la nostra risposta non è tanto a chi sarà il candidato del centrodestra, ma come riuscire a davvero rispondere ai nuovi bisogni delle cittadine e cittadini milanesi. Rispetto ad Albertini, ma sinceramente è vero, sicuramente ci sarà qualcosa che bolle in pentola,
Parebbe un po' strano che Albertini si sia esposto dicendo no, e dicendo della famiglia, della moglie e tutte le altre cose che ha detto, e adesso cambiasse idea. Non so, non mi sembrava particolarmente lui. No, sono d'accordo. Evidentemente dimostrerebbe che il motivo non è la moglie, ma è qualcos'altro. Senti, tu stai dicendo non ci interessano le etichette, ma ci interessano il Milano, ci interessa rispondere a Milano. Perché non rispondere insieme al Movimento 5 Stelle, visto che quella potrebbe essere un'idea, quella di creare un progetto comune? Perché prima parlavamo con Corrado, o c'è un progetto comune oppure in effetti sono solo simboli, no? Uno più l'altro. Perché non decolla un progetto comune a Milano col Movimento 5 Stelle, mentre in altre città sembra poter decollare? Ma ripeto quello che ho detto un po' prima, perché per noi non è una questione di tattica. Per noi è una questione di idea di città, e sinceramente con il Movimento 5 Stelle, al di là del fatto che a livello nazionale stiamo facendo delle alleanze, eccetera, ma qua non è una questione di tattico di riuscire ad avere più liste possibili per poter vincere. Qual è la Milano che vogliamo? La Milano che vogliamo noi e quella che vogliono i 5 Stelle è una Milano totalmente diversa, ma vi faccio un esempio concreto. Buffagni ha raccontato in una recente intervista che la riqualificazione degli scali ferroviari, faccio un esempio su tutti, Porta Romana, che porterà non solo nuovo verde ma anche alloggi convenzionati, quindi edilizia, uno dei grandi temi di Milano è sicuramente l'abitare, e quindi per noi il fatto di avere ottenuto che un terzo di tutte le nuove abitazioni sarà ad edilizia convenzionata nel PGT è ovviamente una grande vittoria, e questo succederà anche negli scali. Buffagni ha definito la riqualificazione degli scali ferite nella città una colata di cemento, ma potrei farvi n esempi. Le alleanze non si fanno sulle tattiche, si fanno sull'idea di città. Oggi non c'è una città. Scusami, ti faccio rispondere da Corrado del Movimento 5 Stelle, Raggiani, su quello che hai detto. Sul modello, perché io sono d'accordo, infatti prima stavo dicendo che il discorso che hai fatto prima sui modelli è un discorso assolutamente apprezzabile, però io ancora un modello di città oggi, il modello della nuova città anche da parte del sindaco Sala come del centrodestra, non l'ho visto. Siamo tutti d'accordo, e non siamo stati noi a sottoscrivere il manifesto dei Verdi europei che dicono zero consumo di suolo, perché se un sindaco sottoscrive quel manifesto e noi diciamo zero consumo di suolo, poi ci sono volumetrie a 50, 60, 70 SLP, noi diciamo colate di cemento, ma lo dovrebbe dire pure Sala, perché è lui che l'ha firmato. E allora noi, mi sembra che abbiamo una visione che è abbastanza simile, chiudo, alla vostra propaganda. Se poi la vostra propaganda non è uguale a quello che fate, è un problema diverso, perché a parole siamo d'accordo. Guarda, posso non si alleeranno mai, non è neanche la loro propaganda. Aspetta, fai rispondere lei, fai rispondere Silvia. Non è Roggiani, la loro propaganda. Roggiani, rispondi a Corrado, per favore. No, vorrei dire a Corrado che vorrei chiedere a Corrado, e poi dire una cosa: quant'è il consumo di suolo in percentuale nel nuovo PGT? Perché se lo sapesse, saprebbe benissimo che è praticamente quasi prossimo allo zero, e che quindi la risposta alla sua domanda se l'è già data. Ma va bene, andando avanti. Si è passati da 4 milioni di metri cubi costruibili a 3. Non scherziamo, c'era quello del centrodestra prima, che erano 4 milioni e 200 mila metri cubi costruibili, assolutamente inutili. Infatti poi con la riduzione delle persone, voi stessi avete detto portiamole a 3, abbiamo ridotto a 3 milioni di metri cubi. Voi consumo vorreste? Di suolo zero, consumo di suolo zero, ma lo dite voi, cioè avete un problema. Non siamo noi ad avere un problema, voi avete un problema. Manifesto dei Verdi, consumo di suolo zero, 3 milioni di metri cubi, non stiamo facendo niente. Nel 2040. Che a me piace la coerenza, poi magari il vostro modello è anche più giusto del nostro, quello che applicate. Però secondo Però te dice non c'è quello una coerenza. Che fate. Finisco il ragionamento, poi lascio a Corrado tutto lo spazio. Gli scali ferroviari, per fare un esempio concreto, oggi sono... Facciamo l'esempio di Porta Romana, dove immagino molti di voi siano stati, oppure lo scalo Farini. Per noi quei luoghi saranno sia luoghi verdi, ma sia anche luoghi dove poter offrire alle milanesi e ai milanesi nuove soluzioni abitative, che a Milano servono non solo alloggi popolari, ma servono anche alloggi ad affitti calmierati, e questa per noi è una priorità. E non è che quel suolo lì oggi è un suolo fruibile, noi quel suolo lo renderemo in parte verde e in parte per poter dare delle risposte ai bisogni delle cittadine e dei cittadini milanesi. E sicuramente l'abitare è una di queste necessità di oggi.
rispetto all'idea che noi abbiamo di Milano, per noi Milano è sempre stata, lo dicevo prima, la città delle opportunità. Aspetta, Sorogiani, scusami, se no non si capisce. Perché zero nel PGT se è fondamentale l'abitare? Cioè, perché la prima priorità di una giunta di sinistra, io mi chiedo perché penso che siamo d'accordo su questo, non è dare un alloggio a quelle 25.000 famiglie che ne hanno diritto, ma che nel 2016 l'edilizia non popolare c'erano. Non c'è. Zero, convenzionata. Dai, case, rispondimi, come gliele dai queste case? Che vuol dire come gliele dai? Dove li trovi queste 25.000 case? Dimmelo. Allora, innanzitutto sistemando un certo numero di quelle che sono, oggi abbiamo parlato di case già in gestione. Caro MM, noi stiamo sistemando tutte le case, rivolgiti ad Aller. Ah, quindi il problema è sempre il centrodestra. No, è il problema. No, allora il centrodestra, partiamo dal presupposto. Allora, il centrodestra chiaramente ha dimostrato tutti i suoi limiti. Quello che però io non capisco è se facciamo pubblico di quanto MM sta sistemando gli alloggi, lo trovi ed è pubblico, e MM sta usando anche il 110, ha già un progetto per qualificare energeticamente tutte le case popolari. Vorrei sapere Aller, che ha stanziato dei fondi irrisori per Milano. Okay. Ma Aller, allora, ha un sacco di problemi. Sì. Ma non sono 25.000, cioè adesso va bene tutto, però i numeri sono numeri. Che 25.000 sono tutte del comune, c'ha ragione? No, ne servono 25.000. Non sono ne servono, cioè ci sono 25.000 persone, c'erano nel 2016, e questo è il fallimento di tutta la politica, di tutta. Perché resta il bisogno abitativo. Ok. Nel 2016 avevamo 25.000 case che mancavano, oggi quante ne allora, mi devo fermare. C'è la pubblicità e poi Rogiani risponde. Pubblicità. Vamag, tecniche di collaudo, presenta One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di 2 minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality Made in Italy. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, un tuffo nel passato. Il puro sapore di un tempo ritorna nelle nostre case. Si veste moderno in comode capsule, al bar come a casa tua. Ottimo per mocha, per infusi, per cappuccini, in aggiunta a bevande calde e solubile, da gustare anche come bevanda fredda. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, l'alternativa naturale senza caffeina che cercavi. Ti aspettiamo! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Ciao a tutti, sono Rossana, vi parlo da Triumph Sesto San Giovanni, Viale Fratelli Casiraghi 427. Qui abbiamo la nuova Tiger Sport 8,50, 11.400 prezzo franco concessionario, 2 colorazioni disponibili, è appena arrivata, quindi vi aspettiamo in concessionaria per potervela illustrare e speriamo di averne una anche per farla provare. Però questo ci aggiorneremo più avanti. Intanto vi aspettiamo, buona giornata a tutti, ciao! Siamo arrivati alla telepromozione della primavera. Si ha voglia di rinnovare la casa, ma soprattutto si ha voglia di riposare bene. La parola materasso, a cosa vi fa pensare? Al dormire, al riposo. Materasso uguale salute, materasso uguale stare meglio. E la soluzione è solo una, la Mondoflex. Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene. Materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro, ci vogliono anni e anni di esperienza. Approfittate delle nostre promozioni, al benessere non si rinuncia. Venite alla Mondoflex, troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni. Venite alla Mondoflex perché il miglior risparmio è la qualità. Vi aspetto! Allora, rieccoci, siamo in chiusura.
Vi ricordo la nostra iniziativa, mandateci i vostri video sul vostro quartiere, diventate i reporter del vostro quartiere mandando un WhatsApp, un video al 366-213-1894. Il venerdì nel nostro spazio dedicato ai quartieri ne parleremo. Parleremo ancora ovviamente tanto di Milano, non solo il venerdì ma anche lunedì, dicevamo in pubblicità. Per fortuna parleremo sempre meno di vaccini, speriamo, meno di Covid e di più di Milano. Silvia Roggiani, verrai qui la prossima volta magari, ok? Così puoi litigare con Corrado dal vivo, va bene? Un grande piacere. Ok. Io faccio. E poi vuole litigare anche Alan Rizzi. La stessa domanda, se mi dice due cose che ha fatto la Giunta Sala. Me le dici al volo, due cose che ha fatto importanti Sala, che è la provocazione che ha fatto prima Alan Rizzi. Dice che lui offre una cena a chi gli dice due cose importanti che ha fatto Sala, però me le devi dire al volo e ti offre la cena. Però prima che qualcuno. Cena a domicilio o all'aperto, sì. Contesto la questione degli scali ferroviari, ma poi prima abbiamo parlato. Dico due cose di cui abbiamo parlato questa sera. La riqualificazione degli alloggi MM, trovate pubblicamente un contatore di tutti gli alloggi MM che vengono riqualificati e siamo arrivati a oltre 3.000 con le assegnazioni. Le case viale cadono a pezzi. Poi, rivoluzionato totalmente il sistema dei trasporti in un'ottica veramente metropolitana. Finalmente abbiamo fatto il biglietto unico, perché il tema dei trasporti non sono solo le piste ciclabili come voi andate raccontando, ma è riuscire davvero a dare la possibilità a chi viene da fuori Milano a poter andare a Milano. E poi l'area C. E poi l'area C. Avete fatto l'area C. L'area C e l'area B. Anche quella è una cosa che hanno solo cambiato Ecopass, ma comunque è diverso. Va bene. Volentieri. Devo chiudere. Grazie Silvia Roggiani, grazie a Gianluca Corrado, grazie ad Alan Rizzi. Grazie alla regia Ambra Fiette e Salvatore Aiello. Alla prossima, ci vediamo venerdì. Buonanotte.